Ok, dovremmo esserci, ragazzuoli e ragazzuole, dovremmo esserci. Ah, sicuramente, raga, vedrete scattoso. E non sappiamo il motivo, nel senso che abbiamo provato tutte a fare la lavia coppia. E così al massimo, ragazzi, poi sicuramente in futuro vedremo meglio cose, cosa fare in questo caso. Allora, vado subito a vedere un attimo la chat sul cell. Com'è? Brian non c'è in questo momento, come ben vedete. È andato in bagno a fare la pupù. Purtroppo capita. Vediamo se mi parte questa live. La live mi è partita. Sì, raga, è molto scattoso. È molto scattoso e boh. Comunque io ho un'entrata trionfale per Brian quando torna. Ho un'entrata trionfale. Ragazzi, abbiate Sì, raga, è pazienza molto per... scattoso. È molto scattoso. Abbiate pazienza per stasera perché, cioè, questo è il massimo che siamo riusciti a fare in termini di live a coppia. Abbiamo aperto 3.000 programmi per, cioè abbiamo la videochiamata, abbiamo OBS, abbiamo Twitch, abbiamo Sera bro, ciao Guglielmo, benvenuto e bentornato qui sull'ElexTube. Quindi per la questione scatti che io vado a scatti, come ben vedete, abbiate pazienza, andrà a scatti anche Brian, però purtroppo ragazzi, questo è il massimo, ripeto, che siamo riusciti a fare. Stasera sarà un talk show. Però vabbè, aspettiamo qualche minuto che Brian torni, sperando che non cada nelle tubature del suo bagno, ma questa è un'altra storia, chiaramente. Poi sicuramente ragazzi, speriamo si senta bene anche Brian in audio. Tra l'altro prendo un attimo, raga, il caricatore del Mac. Ok, Brian dice che arriva, probabilmente mi ha sentito. Probabilmente mi ha sentito, ragazzi. Quindi lui ascolta in realtà, ragazzi. Sembra che non ascolta, ma ascolta. Ok, oddio, vedo un'ombra dietro la porta, è inquietante. Brian, sei tu? Vedo... Ragazzi, c'è Slenderman dietro la porta. Ok, raga. Facciamo una cosa figa. Guardalo. Aspetta, stai dietro la porta che adesso ti annuncio. Aspetta. Allora, ladies and gentlemen, è qui per voi questa sera. Tra l'altro c'è già dei follow. Cosa sta succedendo? È qui con noi stasera Brian Amato! È lui, signori! Ok, fermi tu. Comunque, dai, laghiamo un pochino, dai. Andiamo giusto più da scatti. Forse è meglio stare più fermi possibili. Sì, in effetti siamo più fermi possibili, perché sennò è un bordello. Guglielmo dice giustamente che trashata. Guglielmo, hai ragione. Non vedo però... Aspetta, No, perché qua... nell'ingresso così dice. Sì. Allora, Comunque, Fe. per più stare ti sto stando, bro. Grazie, bro. Grazie. Tra l'altro, devo un attimo capire perché non mi si vedono le notifiche. Forse le ho messe sotto il layout. Sì, l'Alex West. Devi metterle più soprattutto, eh. No, in realtà no. Sta crashando
stanca, stanca. No, regà, mi date una conferma se sentite Brian oppure se si sente pochissimo Brian, regà, lo so. Purtroppo. Non sappiamo come risolvere sta cosa, cioè stiamo usando whereby. Whereby Tipo, che ci saluta io sto Whereby. più vicino possibile al mic, bro, eh. Sto più vicino possibile. Ma in teoria così dovresti sentirti la miseria. Aspetta, provo. Prova a parlare. Ehi, ciao amici. Dai, più o meno sì, dai. Sì, si sente. Ma si sente, si dovrebbe sentire un po'. Un pochino sì, usate le cuffie, raga. Stasera, raga, cuffie. Ah, vabbè, io no, vedo che il microfono mi prende molto di più la voce, quindi. Boh. No, Brava, infatti, ma brava. io ti sento fortissimo. Ma io stavo pensando. Io posso uscire in teoria dalla videochiamata, cioè no, non dallo schermo, scusami, non dalla videochiamata, intendo dallo schermo, sì, posso uscire dal tuo schermo. Tanto stai streamando tu la chiamata, no? Così vado a vedermi direttamente i commenti in live. Eh sì, più che altro, infatti, ecco perché non si vedevano, mamma, fanculo. Perché? Perché erano sotto tutto, pure la chat c'avevo tutto sotto. Scusate Ah, vabbè, ma ragazzi, easy. perdonatemi, perdonate questo Una Lelex. gaffe. Esatto. Allora, c'è una cosa, se qualcuno tra di voi è super esperto di Twitch, di OBS, tutti quei programmi, Non credo, però, ok. facciamo che ci scrive in privato, ok? Esattamente. Tanto ciao Così ci Mariano. dà una manina. Buonasera. Ok, ma prima era, cioè, mi sono comparse, ho sentito due notifiche, ma eri tu probabilmente che ostavi? Sì, le erano due messaggini miei, sì. Ok. Ma ha risposto quella lì che ti dicevo prima su Tinder. Ma ha risposto, bro. Attenzione. No, però stasera si parla di cose serie, eh. Sono in piedi stasera. Ah, infatti stasera ragazzi ci saranno, diciamo, argomenti, cioè un argomento serio dentro l'argomento comunque relax, diciamo così. E Esatto. nulla ragazzi, vi dico che mi dà fastidio anche a me questo scattone nel, però raga, per ora, però per stasera è così, perdonateci. Sì, perché siamo in videochiamata più che altro per quello, boh. Dobbiamo testare meglio sta cosa qui delle videochiamate. Esatto, perché Però Discord, intanto ci ragazzi, siamo, siamo qui, siamo carichi, vero bro? Siamo qua. siamo carichissimi, siamo pronti per iniziare questa talk show. Ciao Vale, benvenuta, bentornata, carissima. Buonasera Vale, buonasera. Lele, te l'ho E detto. stamattina mi sono letto questo articolo che ti giro volentieri. Sì? Vale, l'ho chiuso il gruppo Telegram perché tanto non si scriveva mai, quindi ho deciso di Proprio sul chiuderlo. sito, ma le informazioni sono prese direttamente da Twitch. Sì? Cosa? E te l'ho girata, poi leggitela con calma, bro, tranquillo, eh. Io però non sto con la testa giù perché sennò è terribile la live mia con la testa giù. Già oggi Sì, sono stato un po' di tempo al telefono. Io sono praticamente attaccato, cioè vedete il mio faccione gigantesco, però. Ciao Ciao Steven! Steven. Ciao bello! Tra l'altro ho visto che è venuto a seguirti anche te, Steven, oggi. Sì, oggi era anche con noi, sì. E nulla ragazzi, quanto è passato? Quanti minuti siamo in live già? E 10 minuti, Lele, siamo già a 10 minuti, allora 10 iniziamo minuti ragazzi. 25. Iniziamo. Iniziamo, sì. Tra l'altro Allora, sto accorgendo che mi appaiono dei canali consigliati a lato, mai visti. Chissà se anche noi appariamo nei canali consigliati delle altre persone. Non te lo chiedi mai, bro. vorrei tanto, sinceramente, però non so se. Beh, ma non ti chiedi mai come ci hanno trovato le persone nel 2011 su YouTube, bro? Secondo te come ci hanno trovato? Così, bro, Oddio. probabilmente. Il problema è che nel 2011 era un'altra community totalmente. Vale, aspetta un attimo che Vale è arrivata adesso. Vale, stasera, cam, microfono, siamo in live, ma siamo anche in chiamata, quindi boh, dobbiamo risolvere ancora sto problema. Perdonateci, cercate di ascoltare più che guardare, stasera non c'è molto da guardare, tanto. A parte i nostri bellissimi faccioni.
Esatto. Più che altro vale appunto, come ben detto all'inizio, veramente raga, vi giuriamo, siamo qua dalle 7, dalle 7 e mezza, stiamo provando di tutto per far funzionare al meglio la live, raga, ma sta roba del calo di frame rate dei video non riusciamo a risolverlo, davvero. È qualcosa che dobbiamo un Beh, sto attimo... guardando pure adesso per questo, bro. Ti giuro che sto guardando anche in questo momento dei thread sul sito di OBS, ma non... Vabbè, ritornando appunto alla domanda che ti stavo facendo prima, l'Alex, che ti dicevo, secondo te come ci hanno potuto trovare, in qualche modo, come ci hanno potuto scoprire le persone? Chiaramente, io spero, grazie a un video consigliato sulla home di YouTube, no? Beh, penso di sì, caro Brian, penso di sì, anche perché una volta ricordiamo che veniva dato un po' più di spazio alla gente che comunque emergeva su YouTube, quindi Sì, a probabilmente... quei pochi che caricavano sulla piattaforma Esatto, italiana, più che altro. non eravamo in così tanti, ecco. Per quello diciamo che tante volte comunque noi due siamo un po' i precursori, sicuramente della zona dove abitiamo noi. Quello è Della poco... zona, esatto, della nostra zona. Esatto, quello è poco ma sicuro, ragazzi. Ora si sente meglio Brian. Bro, lo so perché sto tenendo le cuffie attaccate al PC. Per quello si sente meglio. Ok. Allora, ragazzi, come ben vedete dal titolo di questa live, stasera parleremo in questo talk show della nostra storia. Cioè, della storia di me e Brian. Ok, detta così è un po' compromettente. No, la storia nel Sì, esatto, senso... così sembra un po' storia d'amore, però. nel senso della nostra storia di conoscenza, di amicizia, no? La nostra storia di amicizia. Come siamo conosciuti, come abbiamo iniziato sul web e poi ovviamente anche momenti un po' bui della nostra amicizia che vanno dal 2012, credo, al 2018, Esatto. 2017. Sì, bro, più o meno, diciamo, dal periodo in cui siamo andati anche alle superiori. Ti ricordi, no? Esatto, sì. Beh, È stato più o meno quello il periodo, poi insomma, oddio. racconteremo durante il resto della serata, dai. Esatto, Perché anche me... sono successe tante cose poi in questi anni. Madonna, se sono successe tante. Ragazzi, infatti sta live durerà sulle 3 orette, già vi avviso, eh. Abbiate pazienza. Sì, bro, io sono già al pensiero, io lei non ho manco cenato ancora, bro, te lo dico, quindi cioè, No, non ma so tu... se duro 3 ore, bro, sto giro. Ma tu sei un Sono pazzo, brutto da come... dire così, ma non so se durerò 3 ore. Non voglio abbassare le aspettative, però, ma una certa mi verrà troppa fame, quindi o mandrò di là a prendere qualcosa da mangiare, però. Ma tu sei un pazzo Siccome a stavamo mangiare. preparando la live, non ho fatto in tempo, stavamo per mangiare, Simon mi fa, allora cosa mangiamo? Poi mi sono reso conto dell'orario, faccio, oh shit. Sono già le E 8. vabbè. Sì, che poi appunto quando noi facciamo, sì, bro, tranquillo, diciamo un'oretta prima più o meno, tanto ce la faremo e poi. Sì, certo, appunto. E questa ragazza non è questione di Grazie un'oretta. Mariano, sì, grazie Mariano, no, le battute, boh, nel senso, a vostra, cioè, vostra discrezione. No, infatti Mariano, ti ringrazio per la tua spontaneità in queste cose divertenti, però stasera un po' diciamo che dobbiamo parlare seriamente appunto della nostra storia, ragazzi. Sì, seriamente, nel senso, l'argomento Sì. comunque è abbastanza Easy. serioso, però in realtà noi cerchiamo sempre, come sempre, di tenervi compagnia, di strapparvi un sorriso in qualche modo, no, Lele? Esatto, soprattutto quello. Quindi l'amicizia è una cosa meravigliosa, esatto Steven, concordo. Ok. Dai, Guglielmo dice, dai, iniziate che sono curioso di sentire la vostra storia. Bene, ragazzi, iniziamo, tranquilli, adesso iniziamo. Allora. Lele, innanzitutto, quando ci siamo conosciuti, bro? Racconta alla gente quando ci siamo conosciuti e come. Allora, io e Brian, ragazzi, ci siamo conosciuti in una mattina d'inverno, no scherzo. Ci siamo conosciuti, ragazzi, la prima volta alle elementari, precisamente Era inverno. in seconda elementare. Praticamente, E aspetta. oltretutto quando ti sei trasferito tu? Esatto, perché ragazzi io prima abitavo nelle Marche, mi sono trasferito per questioni lavorative di mio padre, perché mio padre appunto faceva il carabiniere, quindi ci siamo trasferiti al nord e io sono finito in un piccolo paesino chiamato Verano Brianza. Al primo giorno di scuola, ovvero che vabbè la prima elementare l'avevo fatta nelle Marche, quindi qui ero in seconda appunto, ragazzi io davvero entro in classe Esatto. e mi sentivo in una maniera, cioè... Ero pietrificato perché mi fissavano tutti, ragazzi. Io ero sto nanetto, bassetto, con gli Gran occhiali. timidone, io me lo ricordo che è entrato qui. Vai, Didi, bro.
Ah no, bro, pensavo che ti fossi bloccato, stavo per un attimo, mi è venuto un mezzo infarto e ho detto minchia, si è bloccato, non funziona più l'audio. No, dicevo, me lo ricordo, mi ricordo di te che sei andato con questi occhialetti rotondi, gli occhi enormi, tutto timido, tutto preso male perché vedevi tutti questi piscelli che ti guardavano. Però, Esattamente. in Però tutto ciò, il banco libero di fianco al mio, cioè scusatemi, il banco libero quale poteva essere se non quello di fianco al mio? cioè, però, ragazzi, proprio destino quasi sembra che appunto l'unico, Certo, certe cose succedono per un motivo, bro. esatto, l'unico banco libero che c'era era di fianco al nostro caro Brian Amato, ragazzi. E così mi sono seduto a fianco a lui, ragazzi, e noi abbiamo iniziato. Io mi ricordo che noi abbiamo iniziato subito a parlare, bro. Subito. Subito, bro, sì, eravamo un po' timidoni tutti e due, però mi ricordo che boh, con naturalezza abbiamo iniziato a chiacchierare. Quello me lo ricordo sicuro, però eravamo tanto Esatto. piccoli, quindi cioè. In Era realtà proprio c'è da così. dire poi che comunque, esatto, siamo stati tutti il resto delle elementari insieme. Poi alle medie Sì. quei maledetti ci hanno in realtà diviso, vabbè. Però nel mentre comunque sono stati tantissimi bei momenti, tantissime biciclettate sia sotto casa che in giro, che insomma tanti bei pomeriggi passati alla play. Assolutamente, cioè ragazzi, in questi Quello 5 anni, no, per 4 fortuna anni. anche alle medie. Però nel periodo delle elementari te lo ricordi, eravamo tutti pomeriggio o io a casa tua o tu a casa mia e No, infatti. viceversa. Ragazzi, all'elementare eravamo ogni giorno insieme, cioè, poi ovviamente dormivamo anche l'uno a casa dell'altro, quindi. Esattamente. Esatto. Avevamo anche un sacco di tempo libero ovviamente, però vabbè. Poi, raga, le serate a cenare davanti alla play col tavolino piccolino, cioè, veramente robe. Lo schermo del televisore tubo catodico, bei Madonna, tempi, bro. è Un po' di nostalgia vero. mi viene quando ripenso a quei momenti. Poi mi ricordo soprattutto io che magari tipo mangiavo in 3 secondi, tu che eri ancora lì alla seconda forchettata. Te È vero, è lo vero. ricordi? Invece adesso la situazione si è invertita quasi. Ho No, no, togli il quasi. Esatto. imparato a mangiare piano. Ho imparato a No. mangiare piano, ecco, in questi anni ho imparato a mangiare Io non so piano. se ti ricordi, bro, tutte le botte che abbiamo tirato a quella TV che ogni tanto si impallava. E non andà. Chiaro, chiaro. Cioè, proprio i pugni, raga. Ma anche Pom! tutte le botte che ci siamo dati noi coi guantoni, te le sei scordate? Madonna, lasciamo perdere, Quelle ragazzi. però erano alle. Quelle forse erano alle medie, bro, eh. Quelle mi sa che erano poi alle medie. Eravamo un po' più grandicelli. Dici? No? No, secondo me no, Quando eh. è che ci siamo? Perché allora. Te lo ricordi ancora quel sacco da pugile? Con la bandiera americana, i guantoni con la bandiera americana, che io c'avevo quelli, c'avevo. Sì, mi ricordo. E li avevo presi sicuramente al famosissimo, ormai fallito da una vita, Mercatone 1. Ricordi? Ok, sì. Non te lo ricordi, però io me lo ricordo che erano stati presi lì. Quindi Mercatone 1 vado a vedere subito quando è fallito, vediamo quando può essere stato allora. Sarà Secondo me, bro, stato. era più o meno tra le superiori, scusami, tra le medie. Secondo me invece le elementari, perché noi avevamo visto Rocky alle elementari, bro, non le medie. Ma si è fallito nel 2019, è rimasta aperta fino all'anno scorso in realtà. Quindi non saprei. Vabbè, comunque bro, sta di fatto che eravamo piccolini e ci picchiavamo comunque fortissimi con i guantoni, eh. Raga, non è che ci massacrava, cioè veramente, noi alla fine eravamo rossi in faccia, non sto scherzando, cioè veramente, ci prendevamo come, non lo Ma le botte peso proprio, cioè, raga, ma noi senza paura, cioè. Ti ricordi, bro? Senza paura, proprio senza timore. A volte le crocche che mi tiravi tu a volte. bro, io mi. Infame che tu eri capace per quello. No, però io mi ricordo solamente che una volta mi hai fatto incazzare così tanto che mi continuava a dare. No, praticamente, ragazzi, io mi stavo proteggendo, no? E lui mi continuava a dare tipo 30.000 crocche al secondo. Bam 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 bam. Minchia, mi sono incazzato, mi sono girato, mi sono dato un montante e l'ho buttato per Ti ricordi le quattro. Sì, ma mi hai lasciato il segno, bro, quella volta lì, te lo ricordi che mi hai lasciato per un po' il segno rosso, eh? terra. Mi ricordo. Ma sì, ma dai, raga, non ci credo, in chat, raga, cioè, ditemelo anche voi, sicuramente vi menate tra voi che tra amici, cioè, io poi non, mo, allora, al giorno d'oggi, quando vedo, tipo, gruppi, miei amici, compagnie, così, che si menano per divertimento, in realtà, un po' mi mette a disagio, eh? Però, in realtà,
Eravamo più piccoli, ci stava anche, secondo me. Ci stava, bro. Poi non l'abbiamo mai fatto con malizia, quindi c'è. No, 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 assolutamente. Più che altro perché eravamo grandi fan di Rocky, no? Quindi ci mettevamo lì. Esatto, questo è il motivo. Questo è il motivo. Allora, Guglielmo dice ora di meno, ma prima sì, per scherzare ovviamente. Lo facevo a pugni con mio fratello e i suoi amici. Mariano faceva a pugni con suo fratello e i suoi amici addirittura. Bene. Addirittura. Proprio The Vabbè, se era Warrior. per giocare ci sta. Ciao Angie, buonasera. Ciao Angie, benvenuta! La prima volta che mi vieni a trovare. Buonasera. Non dobbiamo fare confusione con la tua Angie, ma la tua Angie è Angix, No, mai appunto. Angix. Lei è Angie Trish. Esatto, lei è Angie Trish. Angie, per abbreviare, vedi? Angie per gli Angie. amici. Esatto. Angix, la tua Angix, dico. E niente ragazzi, quindi eravamo molto pazzerelli da piccoli, davvero tanto, tantissimo. Sì, perché, esatto, perché poi non abbiamo citato le gare che facevamo attorno al tuo cortile, quante volte ci siamo sfracellati per terra. Mamma mia, Madò, le ginocchia sbucciate, Che brutti proprio. ricordi, raga. Io c'ho veramente. Ma manco Valentino Rossi è caduto così tante volte. Vero. Eravate dei criminali tu e Brian? No, anzi. Ma dai, eravamo dei piccoli nerd. Eravamo solo un po' pazzerelli, dai, non criminali. Esatto. Eravamo un Abbiamo mai po'. fatto nulla, non abbiamo mai fatto nulla di illegale, dai, siamo sempre stati buoni. No, 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 quello no, quello assolutamente no, ragazzi, quello no. Più che altro eravamo Michele poi è un bravo bagai. iperattivi, diciamo così. Sì, chiaro, chiaro, esatto, ci sfogavamo con i videogame o con i guantoni o con le biciclette. O col Esatto. basket, vabbè. Esatto. Ma poi, bro, Madonna, Andrea adesso. mi ha ucciso, bro. Cosa hai detto? Momento di pela mi ha ucciso. Ma io se provavo a toccare i miei fratelli mi facevano una choke slam e mi buttavano sul divano. Madonna, quante choke slam No. poi, è vero? Bellissime. Sì, ma poi. Esatto, perché poi appunto cosa è successo? Noi negli anni abbiamo anche cambiato un po' le nostre passioni, perché siamo passati dal pugilato alle corse clandestine in bici sotto casa a fare tipo i video, i film e imitavamo tipo i wrestler, imitavamo Resident Evil, imitavamo È tipo vero. le apocalissi zombie, queste cose qua. È vero. Minchia, è vero. Era molto bello quel periodo. Io mi ricordo. Non so cosa darei Lele per. No, io mi ricordo troppo del video che abbiamo fatto in soggiorno, ti ricordi? Qua, aspetta qua, quale di tanti che in soggiorno io mi ricordo che abbiamo fatto diversi video. No, io mi ricordo che abbiamo fatto un video tipo. Non so che. Forse Resident Evil, che tipo tu eri lo zombie, ti alzavi. Sì, chiaro, e poi andavamo in casa, cioè era solita, la solita, diciamo più o meno quella scenetta lì, anche perché andavamo in casa a fare video, ma poi, vogliamo parlare Lele? Ma poi? Aspetta. Se vuoi facciamo un capro, ti ricordi però anche quando cercavamo Azzurrina? Mamma mia, in cantina, ragazzi, cercavamo il Noi zurrino. non so perché la cercavamo lì sotto casa, cioè la cercavamo di richiamare forse per quello. Comunque raga, andavamo Sì. anche a caccia di fantasmi. Ragazzi, Sfidavamo le cose sugli UFO. due pazzi, eravamo due. Non lo so, veramente, eravamo due. Sicuramente non due persone troppo normali, quello poco ma sicuro. No, sicuro non due persone noiose, quello è sicurissimo. Anche, assolutamente. Raga, poi io Ah beh, prima. ovviamente avevamo comunque altri amici, nel senso. Chiariamo sta cosa che comunque avevamo anche altri amici. Beh, Se dici che ovvio. non avevamo altri amici, c'erano solo noi due. Ovvio, ovvio quello. Ma i vicini di casa e altra gente comunque, insomma. Ad altro, ragazzi, do il benvenuto a tutti perché noto che siamo in 9 spettatori, ragazzi. Benvenuti a tutti. Ciao a tutti. Raga, io prima di andare avanti, Qui si vede. diciamo, all'inizio della legge, prima di andare all'inizio della legge, della nostra leggenda, no? Su web, io citerei. La nostra leggenda. Sì, cazzo, è una leggenda. ci tenevo a dire una cosa, ragazzi. Cioè, noi in quinto, no, forse cos'era, quarto o quinta elementare, forse entrambi gli anni, avevamo una maestra, bro, te la ricordi la maestra Annalisa? Sì, ovviamente, bro. Mi ha mandato in presidenza quella, fra, come faccio a non ricordarmela, secondo te? Allora, Era elementari, mi ha mandato in presidenza, fra. Te lo diciamo scordi, bro, quando vai in presidenza alle elementari, cioè. diciamo che non è che solo che ci ha mandato in presidenza, cioè ci ha mandato in presidenza, ma ci siamo anche una volta cercati di vendicare. E questo,
Vi fa capire quanto eravamo pazzerelli. Ma in che senso ci stavamo vendicando? Una volta, non so se Brian si ricorda, abbiamo, cioè praticamente, non so, ci aveva messo in punizione probabilmente, non mi ricordo, e ci aveva fatto saltare palestra. Non so se... Ok. Io ricordo solo che abbiamo creato delle cazzo di cerbottane con la carta e sparavamo a tutti i nostri compagni in palestra, Certo, bro. compreso lei. Dall'alto, ovviamente. Dall'alto, dalle tribune. Dici che sì, bro, magari tu mi fai venire sempre in mente dei ricordi, fra che io, boh, cioè... Ricordi Assurdi. sempre tutto, l'Elex, incredibile, Ah, Angie dice i boh. Altri traumi ricordi, chiaramente, dell'infanzia. non... Vabbè. No, vabbè, aspetta, no, non sono rimasto traumatizzato per la cosa di andare in presidenza, ma va, no, quello... Vabbè, figurati. No, devo Quello è capire meno. un attimo. Aspettate un attimo, ragazzi, perché io qua non vedo. La chat non sta andando avanti sul video, perché? Cioè, non ti sta aggiornando, vero? Oppure sta andando troppo piano, non lo so. Non si sta proprio aggiornando, è rimasta bloccata. Da un po' sì che è rimasta bloccata, in effetti. Sarà colpa del frame rate, ragazzi, che avrei imparato tutto, credo. Vabbè. E vabbè, comunque, fa niente. Vediamo Angie cosa ha scritto. Voi buggate unita. Voi buggate. Angie, sì, è la questione del... l'abbiamo detto all'inizio. Esatto, tutti i software che stiamo usando, ci abbiamo perso un'ora prima, ragazzi, il lag, così non riusciamo a sistemarlo. Non andiamo per niente fluidi. Lo sappiamo, abbiate pazienza, raga. Veramente. Prendete questo talk show quasi per un radio show. Stasera. Esatto, mettete le cuffie, mettete a fare altro nel mentre magari, o se siete tranquilli. Easy. Io sto cercando, come vedi, però sto cercando di muovermi il meno possibile per evitare troppo lag, insomma. Sì, infatti anch'io sto cercando di essere qua pallato, fermo qua. Povera Angie, perché poveri se l'ha chiesto, infatti no, no, non è colpa tua, nel senso è normale che tu veda scatti. Comunque, okay, adesso, ora che abbiamo detto questo aneddoto che neanche Brian si ricordava, passiamo a... Ah, però mi è fatto in mente, guarda. Esatto, te l'ho fatto tornare in mente. E passiamo al momento clou, ovvero... Torni in mente, bella come... No, scusate. Sono scritto. Ogni tanto, ragazzi, gli parte il Brian Vevo esce da Tipo lui. tra le cosa che mi parte Brian Bevo, veramente. Ma Brian Sarabanda pure, perché le conosco tutte, di solito. Sarabando pure. Sì, Ok. praticamente le conosco tutte. Iniziamo, ragazzi, a parlare della nostra carriera, tra virgolette, su YouTube. Allora, noi abbiamo iniziato insieme, come abbiamo già detto tante volte, e è stata un'idea mia, perché... Con due canali separati, però insieme, esatto. Esatto. Però diciamo che Abbiamo creato. l'idea di base è stata mia, perché vi racconto questo aneddoto. Io un giorno sono andato da Brian, eravamo a scuola, mi ricordo, eravamo in classe all'intervallo, e ho detto: Brian, perché non ci creiamo due canali su YouTube? Lui mi guarda e mi fa: perché? Ci ho fissa sta roba, perché dovrei creare un canale su YouTube? E gli dico: ah, siccome ci piacciono i videogiochi, che ne so, possiamo fare qualche video stupido così. Inizialmente il caro Brian non voleva, perché si vergognava. Io mi ricordo, però, tu dicevi che ti vergognavi. Certo, bro, ma mi vergognavo probabilmente proprio di mettermi davanti alla videocamera allora, a quel Esatto. tempo. E poi un po' mi vergognavo del giudizio degli altri, bro. Lo sai che comunque, cioè, già giocavamo ai videogiochi e invece di stare sempre a giocare. Io poi giocavo anche a calcio, però vabbè. Però già con la cosa dei videogiochi, insomma. Cioè, intendi che ti prendevano... Bro, un secondo. Che è successo? No, vai, tu continua intanto di pure. No, ok. Niente, ok. Colpa. Pensavo di aver visto una persona in like e mi sono confuso. No, scusate, 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 scusate. In che senso? No, ho avuto un attimo un flash, ma mi stava venendo. No, esatto, Lele, stavo dicendo, Ok. scusami, bro, che poi ho interrotto il tutto. Io mi vergognavo perché, esatto, cioè perché proprio avevo paura del giudizio delle altre persone. Non sapevo cosa avrebbero potuto dire. Già mi preoccupavo Esatto. della cosa, perché comunque la gente del nostro paese, la gente, cioè, che ha sempre parlato, ha sempre, anche
da piccolini, cioè qualsiasi cosa facevi era sempre un po' uno scandalo, era sempre tutto un po' particolare, cioè, lo so, quando mi ha fatto sta domanda poi non capivo in effetti. Cioè, non capivi il se... Cioè, più che altro, ragazzi, perché infatti, come ha detto lui, Inizio, esatto. all'inizio la gente non era preparata a questo, quindi se tu agli adulti di allora gli andavi a dire che facevi video su YouTube, ti ridevano in faccia un po', ma un po' tutti. Sì, non capivano neanche cosa volesse dire, sinceramente. Per non parlare poi in realtà dei ragazzi, cioè ancora peggio. Però, esatto, lei mi fa questa proposta, poi vai, continua con la storia, però perché voglio che Sì. racconti tu qual è stato il nostro primo video. Madonna, allora. Anche perché un po' è stato anche merito tuo, ovviamente, bro, se abbiamo fatto quel video, perché comunque il contenuto di quel video era tuo principalmente. Sì, praticamente, ragazzi, gli ho proposto a Brian di fare. Ma proprio easy, eh. Cioè, contate che noi nel video eravamo seduti per terra, senza scarpe, cioè in calze, e cioè facevamo una recensione di tutti i giochi che avevo della PlayStation 2, della PlayStation 3. No, mi pare che avevi portato anche i tuoi dell'Xbox, o sbaglio? Sì, qualche gioco anch'io l'avevo portato sicuramente. Era principalmente era recensione giochi PS2, PS3 di Lele. Erano i giochi di Lele, raga. Poi Esatto, il video stavamo. l'abbiamo caricato sia sul mio canale che sul tuo quella volta lì. Esatto. Era perché non sapevamo che altri contenuti fare. Però appunto tutto è nato da una recensione giochi. Io credo che sia impossibile da ritrovare, bro. Cioè non credo proprio che sia No, stato quello, bello. minchia, non sai quanto darei per rivederlo quel cacchio di video, ti giuro. Tra l'altro, cioè, Sarebbe bello recuperarlo. notare il recensione giochi che semplicemente, cioè, noi dicevamo è una merda, fa schifo. Esatto. Sì, per noi fare la recensione a quel tempo era esatto, semplicemente dire no, questo carino, poi eravamo con le nostre vocine, raga, cioè immaginatevi. Madonna. Però sì, io sto facendo caso, adesso ho cercato recensioni, giochi, bla bla bla. In effetti 8 anni fa, cioè quando abbiamo iniziato noi più o meno, 8-9 anni fa, Sì? però non, anche io, banalmente io Tobi, così, cioè, erano tutte recensioni giochi, erano tutte recensioni giochi. La gente questo faceva come, cioè, questo voleva fare come provare a raccontare, a raccontarsi. Però, appunto, Ma sai che i forse. giochi. Ma sai che forse. Cioè, perché YouTube non faceva i giochi, faceva i film. No, no, bro, ho appena visto la recensione giochi Xbox, parte 1, 10 anni fa questo, bro, quindi. Io non vorrei che magari. Questo era proprio uno dei suoi primi video. Non vorrei Poi, che. ovvio, poi è passato a fare i video e le recensioni di film, sì, chiaro. Non vorrei che il nostro caro Karim abbia preso un po' di ispirazione dal nostro. Non credo, però. No, bro, perché lui è iniziato veramente 10 anni fa, nel 2010 noi eravamo ancora in seconda, terza media, bro. In realtà credo che lui abbia iniziato, mi pare che ha iniziato nel 2006, cioè il suo primo video risale al 2005. Probabilmente sì, esatto, forse si risale ancora proprio all'inizio, inizio, inizio di YouTube. Esattamente, proprio quando è stato creato YouTube, che veramente c'erano ancora le stelle, proprio ti ricordi le stelline? Non c'erano i like. Stelline, i video risposta, non te li ricordi, bro? Mini video risposta, ma no, che bello, ragazzi, voglio tornare da YouTube di 10 anni fa. Voglio lo YouTube di 10 anni fa. Lo Esatto, che da una parte era molto più semplice, intuitivo, però dai, anche adesso in realtà ha fatto delle migliorie, ha fatto delle migliorie. Sì, sicuro. Esatto, però cosa è successo dopo quel video delle recensioni? Entrambe abbiamo preso le nostre macchinette, ci siamo messi lì e ognuno ha pensato a creare i suoi contenuti, giusto, Esatto, perché bro? Tipo praticamente. facciamo entrambi i videogiochi. Magari facevo qualche gameplay, all'inizio facevo gameplay di zombie. Vero? Poi io mi Insomma, ricordo. Tra l'altro, aspetta, bro, poi mi che. ricordo che Do il benvenuto a Margheritona. Ciao Margherita. E a Eriz24. ti ho privato per quanto riguarda di me. Rispondigli intanto, bro. Ok. Ciao, grazie Eriz, molto gentile, davvero, mi fa molto piacere.
Ciao Margheritona, ciao carissima. Tra l'altro prima ho visto una diretta di Margheritona, era entrato un attimo così, proprio intruso. E nulla. Ma come, perché Margheritona stava in diretta? Ah, che stava in diretta? Ho fatto la tua stessa espressione, ho visto lei in diretta, ho detto no, che cosa sta facendo? Sono entrato e stavo... Chissà, magari faceva just chatting per No, quello. stava preparando un budino e mi ha fatto venire fame. Ah, ma pensa te, ci sta. E nulla ragazzi, quindi diciamo che ci siamo divisi, cioè inizialmente il primo video era assieme, poi ovviamente ognuno si è creato il suo canale. Ricordo, io ero l'L Jackson 97, lui era Metal Gear Solid Brian, ragazzi, due nick storici. Esatto. Eravamo comunque Lele Games e Brian Games. Ti ricordi? Eravamo comunque Lele Games e Brian Games. Esatto, come dimenticare la nostra intro. Bene ragazzi, qui l'L Games. Brian Games, ti ricordi? Sì. Sì, era così, bro. Cioè, era proprio improvvisazione pura. Eravamo proprio inesperti, cioè. Che poi mi ricordo che avevi, cioè io avevo l'apparecchio, c'avevo sta bocca, cioè c'avevo il sorriso, c'è tutto l'apparecchio. Non so se ce l'avevi pure tu, mi sa di sì. L'hai portato Io l'ho avuto l'apparecchio, ma l'abbiamo avuto nello stesso periodo? là? Mi sembra di sì, Può sai. essere. Mi sa di sì. Può essere. Sì, Può essere, giustamente. bro. Sì. Io mi ricordo che nel 2012 avevo l'apparecchio, l'ho tolto lì, nel 2012. Aspetta, Guglielmo dice: "Bella ragazzi, ormai è un classico". Ma ragazzi, guarda che sta cosa qua è nata da noi, eh. Voi non lo sapete. Saluto, dici, bro, la roba del saluto? È figa, bro, sì. Cioè, noi abbiamo fatto il Cioè, vuoi nostro. che la niente Zematter, gli Hmet, così loro già facevano i video e tipo la Zematter ci aveva oddio, come, adesso lo stavo pensando, mi è andato via. Sì, no, è vero, Mariano, c'hai ragione, ormai sono tutti fissati con Bella a tutti i ragazzi, però noi siamo stati sicuramente Uno dei primi. ogni volta dicevamo già nel 2011. Eravamo bella a tutti i ragazzi e ragazze, cioè, anzi all'inizio era solo ragazzi perché chiaramente non pensavamo che avrebbero mai seguito ragazze. Esatto. Tutti credono sia stato FabiJ a portarla per primo, no, assolutamente no, anche perché noi siamo stati anche prima di FabiJ forse, o più o meno Ma in quegli anni lì. no, no, bro, noi siamo. Esatto, facciamo un attimo il calcolo di due numeri, dei numeri. In quel periodo, quando noi abbiamo iniziato, che poi vabbè noi ci abbiamo messo tanto per fare gli iscritti perché... comunque farsi conoscere in zona da noi non è proprio la cosa più semplice, i social non erano ancora così. Sì, Instagram è nato un anno dopo, Facebook si usava per fare i post, come si chiamano? Le note si chiamavano ancora forse le note, e si mettevano al massimo i meme. Però appunto in quel periodo Gabbo, Red, tutti quelli che conosci, i Mates, banalmente che non erano ancora i Mates, ma erano su Real Power e Stepney. Chi è che c'era poi già che faceva il gamer in quel periodo? Vabbè, c'era Vabbè, sì, poi Gabbo, c'erano beh, forse l'hai già Deluxe, cioè. detto. Bro, ma tu te lo ricordi? Ciao a tutti ragazzi e ragazze, che strategia Call of Duty? Te lo ricordi, bro, sta cosa? Madò, minchia strategico Call of Duty, raga. Che ricordi? Però, bro, ma però, lo vogliamo dire il vero motivo? Cioè, a noi, sì, tu mi hai detto, Bri, facciamo il canale YouTube e tutto, ma... Diciamo bene anche chi era il nostro youtuber preferito e perché quindi abbiamo poi deciso di intraprendere quella strada lì. Oltre alla nostra passione Giusto. generale per i videogame, che quella chiaramente, cioè, No, lo bro, è, da aspetta. sempre ce l'abbiamo quella, non morirà mai. Bro, un attimo, che sto provando a rimettere la chat in schermo per vedere se si riprende. Un attimo, eh. Yes, Lele. E vabbè, comunque lo dico, ragazzi, il nostro YouTuber preferito intanto era sicuramente l'angolo di Farenz. Esatto, che oltretutto però ho scoperto che ora sta facendo live su YouTube lui, eh. Sì, ho visto infatti. Non l'ho ancora vista però, devo andarla a rivedere. No, non sono ancora riuscito a seguirlo neanch'io in realtà. Le fa proprio da smartphone, proprio easy, Sì. però le fa. Esatto. No, vabbè, Artu, guarda bro, Artu chi ha tirato fuori, bro, Dark Red dei giochi 99, Madò, grande! ciao! Ciao! Madonna. Leva che siamo spariti, devi riaprire la finestra. Un attimo ragazzi, perché sto mettendo la chat box un attimo, raga.
Arriviamo subito. Dun 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 dun. Dun 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 dun. Mentre lui fa il jingle. Questa musichetta andrà avanti per altre 3 ore, magari 4, magari 4. Ok, siamo tornati. Ok, adesso Dovremmo, dovremmo. metto la chat, ragazzi, un attimo. Sì, siamo tornati, Lelex, siamo di nuovo noi. Nuovo operativi. Ma bro, ma Dark Re dei giochi 99, te lo ricordi Dark Re dei giochi 99? Quello Minchia. Bro, delle carte, dei... come faccio Ah, a... esatto, Lele, ti ricordi anche? Dark Re dei giochi 90... Mamma mia, bro, forse l'ho trovato. Oh mio Dio. Attenzione. Mamma mia, raga. Bellissimo. Male, bro! Che nostalgia. Raga, provate a commentare, vediamo se si vede. Ma io vorrei vedere che fine hanno fatto sti qua comunque. Alex super Boh. figo. Chissà. Live sponsor, arrivo però ti do anche un check. Lo so ragazzi, finalmente. Lo so ragazzi, finalmente. Bene, allora al momento non sto vedendo ancora la chat, bro. Infatti non sto capendo, porca la miseria, perché fa così. Hai messo sopra tutto, 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 tutto. Eh sì, Per prima. Non non ha mai fatto così. Non ha mai crashato la chat così. Non è che l'hai spuntato, no, quello si è proprio buggata, mi sa. capisco. I don't... capisco. E vabbè, raga, faremo a meno della chat a schermo stasera. Che devo dire? Non parte. Peccato, però vabbè, dai. Ragazzi, purtroppo ste cacchi di live da coppia sono un po'... Dobbiamo capire il modo per farle proprio easy, perché così... A parte che c'ho il PC che sta Proverò a esplodendo. spiegare. Ho il PC che sta esplodendo, Più che altro io dovrei anche risolvere la questione per domani, che domani ho un ospite in live, bro, e cioè se ho sti problemi bro. Ah, ma non tu... li faccio, bro. No, non ce l'hai l'ospite in fisicamente, cioè ce l'hai No, tramite... no, non no, mi sa che non, rie no, non riesce a venire qua fisicamente, purtroppo, per Ah, quello. cavolo, allora se bisogna devi trovare per forza il modo. Infatti. No, ma bro, infatti cioè, stasera, stanotte lavorerò tutto il tempo per fare in modo di avere la live perfetta, pulita, 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 pulita. Per favore, se voi sapete come fare live di coppia, no Discord, o almeno se riuscite a trovare la soluzione per Discord, va bene perché noi non riuscivamo in alcun modo Esatto. far partire Discord, fatecelo sapere, ragazzuoli, sarebbe veramente, veramente utile, perché... Stiamo impazzendo, ragazzi, stiamo impazzendo per questa questione. Comunque, eravamo arrivati alla cosa di Angolo di Farenz. E Angolo di Farenz è stato il primo vero YouTuber che noi abbiamo iniziato a seguire. Oltre ai famosi Pantellas, Hkmet, Doesn't Chiaramente. Matter, Michael Righini. In quel momento lì stavano partendo loro principalmente, bro. Eh sì. Michael Righini con il suo gruppetto, piuttosto che... Poi il 2012 secondo me è stato l'anno del boom effettivo di YouTube in Italia, eh. Sono d'accordo. Cioè, nel senso, 2012... Nel 2012 c'erano le parodie, che erano stravirali, le parodie delle canzoni, le parodie in generale. E era un bel periodo, poi lì Yotobi era al top della sua forma, tirava fuori delle recensioni paurose, facevano sempre morire da ridere tutti, anzi si aspettavano le recensioni di Yotobi come l'uscita di un film di Christopher Nolan. Infatti, ragazzi, cioè, io mi ricordo quando YouTube ha smesso di fare le recensioni, cioè la gente si stava sui... No, gli social. Si stava veramente... No, no, infatti, erano depressi tutti, raga, cioè veramente una cosa incredibile, eh. Cioè, Era infatti... stato un bel colpo per tutti in realtà, sì, era stato un brutto colpo per tante persone, perché comunque molti lo avevano iniziato a seguire per quello, giustamente. Beh, Se lui sì. smette di fare le recensioni, non... cosa fa? Che poi alla fine, Io cioè, vabbè, per ci ha fortuna non ironizzato anche... sono iniziato. Ci ha ironizzato anche lui dicendo, ragazzi, Madonna, pensate se morivo. Cosa succede? Raga, in quei casi lì, cioè... Veramente grevi, la gente è veramente affezionata, lo sai, bro.
lo so, lo Perché so. lì la gente è proprio stra affezionata, quindi. Dio, ma è anche questo comunque il bello del nostro lavoro, tra virgolette, cioè comunque affezionarsi alla gente e che la gente si Sì, affeziona a te. è tutta una questione di creare empatia, no? Proprio Esatto. una questione di creare empatia col pubblico, con le altre persone, far vedere che alla fine siamo tutti persone normali, semplicemente magari abbiamo degli interessi comuni. Esatto. E nel nostro caso, inizialmente sono stati i videogiochi, giusto Beh, bro? Che ovvio. comunque come passione è sempre rimasta, nel tuo caso un po' di più Ecco. perché tu hai continuato poi col gaming. Esattamente, torniamo. Invece io però. Vai, vai, vai. Torniamo al discorso generale, bro. Esatto. Dico la mia, nel senso quello che ho vissuto poi io, poi bro, tu mi dirai anche la tua. Fare breccia nel loro cuoricino, dice Margheritone. Esatto, anche perché tu mi segui, ad esempio Margheritona, tu mi segui da un sacco di tempo, perché comunque si è creata quell'empatia, quella cosa per cui dici, cioè io non sono solo lo youtuber che segui o il creator che segui, sono Brian. Un ragazzo, un amico virtuale che ti fa compagnia, che ti fa ridere, no? E cosa è successo appunto? Un anno dopo aver creato il canale di gaming, è successo questo. In poche parole, io in quel periodo mi stavo prendendo bene, con determinati contenuti di intrattenimento, sketch e quant'altro. È uscita fuori un po' la parte polemica, la mia parte polemica, diciamo, la polemicone, anzi, e lì ho deciso di creare un altro canale e chiamarlo il blog di Brian. Non so perché non avevo proprio idea in quegli anni lì per creare il canale, non avevo proprio idea di cosa utilizzare. Avevo creato il blog di Brian perché ho detto, io sicuramente nel mio canale tratterò di argomenti vari, un po' di tutto e di più. Solo che in realtà, bro, inizialmente io, i miei primi video sono stati tipo il video in cui parlavo delle truffe legalizzate, quelle, ironizzavo sulle truffe legalizzate, quelle in televisione, del prova a vincere un iPhone, sfottevo la pubblicità, era chiaramente una truffa legalizzata, già me ne rendevo conto a 15 anni, quindi Mi diciamo, ricordo, mi ricordo. cosa potrei dire di quelle cose. Poi il resto dei video erano tutti un po' dei blast nei confronti tipo dei bambini di internet, che c'era stato il periodo in cui c'erano i tizi che facevano anche le recensioni ai telecomandi pur di fare dei video. Mi ricordo quello, è vero, porca miseria. Veramente. Poi era il periodo del Pulcino Pio, il periodo poi, insomma, erano periodi un po' particolari quelli, credo. Stavano nascendo i tormentoni, nascevano le parodie che diventavano virali. Era un periodo in cui, effettivamente, facendo il contenuto giusto, potevi arrivare da qualche parte. Io in realtà ci ho messo un bel po' prima, io su quel canale ho macinato tanti, tanti, tanti video. Dall'estate del 2012 in poi ho dovuto fare tanti video. Certo. Veramente tanti. E tra una cosa e l'altra, Lele, comunque tu hai continuato con il percorso da gamer, giusto, Ah sì, io nel frattempo che lui appunto aveva preso comunque una strada diversa, perché comunque pensate che noi ci siamo anche divisi, perché all'elementare eravamo ogni giorno insieme, insieme. esatto. Esatto, all'elementare eravamo ogni giorno insieme, perché comunque andavamo anche in classe insieme, mentre alle medie ci hanno separato, noi abbiamo frequentato la stessa scuola media, però nonostante quello ci hanno separato apposta, perché io ci tengo a dire. Apposta, Lele, non stare troppo attaccato al mic, che sennò sente gli sputacchi, sentono. Ah, scusa. Comunque sì, apposta, ci tengo a dire questa cosa, perché ci Esatto, dicevano sì, ci hanno che. divinto apposta, la verità, cioè. Sì, e poi la motivazione era una cosa stupida, cioè era tipo. Si influenzano ne negativamente l'uno con l'altro. Cioè, robe che non stanno in cielo né in terra, Ma poi veramente. infatti, la mia broma, perché mi hai fatto venire in mente questa cosa che, ti giuro, mi viene nervoso sulla pelle. Regà, cioè, avevano addirittura fatto una cosa scritta, Ma perché? forse era È sulla pagella vero. delle elementari questa, io se per caso la ritrovo sta cosa, È vi vero. giuro, raga, cioè, che vado, faccio uno, cioè, creo uno scandalo di quelli paurosi, creo un bordello assurdo. Vai, bro, vabbè. Regà, noi, in quel momento lì, nel momento in cui loro ci hanno diviso, uno, hanno fatto come se hanno in qualche modo diviso due persone, esatto, innanzitutto hanno rischiato di rovinare la nostra amicizia, ok?
due persone che, soprattutto due persone che hanno un sacco bisogno l'una dell'altro perché hanno interessi in comune, sono sempre insieme, sono veramente pappa e ciccia, come si dice, no? Raga, loro ci hanno diviso, e questo già sapete cosa è significato, che io e Lele, non essendo più uniti, non eravamo forti allo stesso modo, quindi nella sua classe lui ha subito i suoi atti di bullismo, e ve ne ha già parlato. Vero. Comunque in generale Lele ha avuto i suoi problemi, io nella mia ho avuto i miei di problemi, perché sì, raga, diciamo, c'è da dire anche questa cosa qui, noi due non essendo più un duo, dovevamo difenderci per i fatti nostri. Giusto. Questa è una cosa che non perdonerò mai alla scuola di merda pubblica dove andavamo, del nostro paese, che purtroppo, Lele, tu lo sai, con tutto il rispetto, io schiferò per sempre. Non per questa cosa qui, in generale, parlo in generale. Bro, mi hai fatto venire in mente questa cosa qui, che io in realtà appunto un po' rosico ancora per questa cosa qui. E vabbè, le medie, capite che le medie comunque uno si deve fare le sue esperienze, si deve fare le... deve crescere anche un po' da solo, no? Alle elementari siamo comunque sempre uniti, poi alle medie, eh? E poi alle superiori arriva il momento in cui diventiamo veramente un po' adulti. Quindi Lele, noi alle medie però ci riusciamo a vedere quasi tutti i pomeriggi, eravamo insieme alla fine, no? Beh, più o meno, sicuramente non come alle elementari che eravamo veramente uniti anche in non classe. Come elementari, ovviamente. Esatto. Avevamo compiti diversi, robe diverse chiaramente a cui pensare, cioè progettini scolastici a cui pensare. Ah, io più che altro mi vorrei soffermare sulla cosa che hai detto tu, cioè rischiare di rovinare un'amicizia. È la cosa che è accaduta in effetti, perché comunque ci siamo separati molto. Tantissimo. Molto, bro. Noi da quel momento lì in poi, te lo ricordi, Lele, che noi già... No, in realtà io mi ricordo che comunque noi alle medie eravamo abbastanza uniti solo perché eravamo comunque nella stessa scuola. All'intervallo ci beccavamo quasi sempre, all'uscita uscivamo sempre insieme, bro, lo sai, te lo ricordi? Sì. Però sì, piano piano, arrivando alla terza media, ti ricordi che noi già un po' ci siamo allontanati. Poi figuratevi, con le superiori, raga, cioè, Lele in una scuola, io totalmente da un'altra parte, cioè... No, lì c'è stata la rottura proprio definitiva, più o meno. Sì, bro, ma anche per... spieghiamo anche un altro motivo forse, perché bro, non esisteva ancora WhatsApp. Cioè non avevamo WhatsApp, non avevamo la maniera più immediata per sentirci, vederci, no? Avevamo a malapena il nostro telefonino, Windows Messenger, quelle cose lì. Con MSN più o meno, qualche sera ci sentivamo con MSN. Esatto. Sì, sì. Poi vabbè, non è che non ci siamo più visti, in realtà poi c'è stato un periodo dove poi io appunto, adesso qua arriviamo, siamo nel momento già superiori, che è il momento in cui poi abbiamo effettivamente iniziato coi video, Lele, perché noi comunque... Allora, sì. Questa cosa qui. Noi quando poi abbiamo iniziato con i video andavamo alle superiori, più o meno, sì, stavamo per andare alle superiori all'anno, prima di andare alle, forse effettivamente a settembre, poi noi siamo andati alle superiori, bro, non so se ti ricordi. Esatto. È stato un mese prima dell'estate in cui poi abbiamo finito la terza media e quant'altro. Praticamente poi, ragazzi... Vabbè, crisi di scuola era impossibile, Pela. No, quello perché no. Abbiamo deciso noi... abbiamo deciso di andare in quella scuola lì. Quindi, esattamente. No, quella è una cosa, credo che sia illegale, cioè non si può fare una cosa del genere. No, vabbè, quella cosa è successa perché poi abbiamo preso percorsi diversi superiori. Vabbè, logicamente, per forza c'è quella divisione, diciamo. Io comunque... In base hai anche gli interessi della persona, no? Esatto. Brian all'inizio si occupava di videogiochi come me, poi dopo un anno, come ha detto lui, ha aperto il blog di Brian. Cosa successa già alle medie, giusto bro? Mi pare, sì. No bro, il blog di Brian è stato comunque 2012, Lele, eravamo già in... era già finita, era l'estate della prima superiore dove io sono stato bocciato, tu... Ah, ok. Penso di no, in realtà, perché appunto... No, bro, non facciamo confusione, perché noi comunque YouTube noi l'abbiamo creato tra la fine della terza media e l'inizio della prima superiore. Infatti ti ricordi che il motivo per cui inizialmente venivamo sfottuti è perché noi eravamo ancora in terza media. Quindi lì eravamo tutti ancora piccolini. Poi già con la prima superiore, già in prima superiore, qualcosina secondo me lì è cambiato, eh. Per quanto riguarda te, perché io comunque, ragazzi, c'è da ricordare che io, sì, inizialmente come lui facevo i videogiochi, poi anch'io ho cambiato per un bel po', ho cambiato genere. Il tuo percorso, certo. Esatto, perché io poi, ragazzi, vi ricordo che facevo... No, dico, sì, ma perché? Perché noi comunque siamo, cioè, da giovani, da piccolini,
grande Angie, è arrivata Angie, grazie Angie. Non lo sapevamo, Angie. Ciao, benvenuto. Lagga, sì, è normale. Laga, purtroppo laga di brutto. Dobbiamo risolvere sta cosa, ma tranquilla. Perché la live di coppia non riusciamo a farla senza il lag. Dobbiamo risolvere questa cosa nel futuro. Magari qualche impostazione di Chrome, non lo so. Ma Dobbiamo pure capire. io ci ho No, pensato, eh. dicevo, prima che poi mi. Però dicevo che comunque da piccoli è normale sperimentare, no? Da giovani, da piccolini, tutti sperimentiamo, vogliamo provare cose diverse. Io ad esempio mi ero reso conto in quell'anno lì, che poi durante l'estate ho deciso di aprire quel canale, mi ero reso conto che mi veniva molto bene far ridere le persone, fare le battute. Lì alle superiori io, da che ero un timidone assurdo, ho imparato un po' ad aprirmi. Sono diventato un po' più estroverso, no? Beh, sì, Ricordi, bro, comunque, cioè, noi eravamo molto timidi, tutti e due eravamo molto timidi. Quindi ti sperimenta, no? E tu, esatto, ti sei buttato però su un'altra cosa, dopo, insieme al gaming o dopo il gaming comunque. diciamo che io dopo il game, cioè dopo aver aperto il canale che era di gaming, ho cambiato genere, però rimanendo comunque sempre un gamer, mentre Brian ha smesso per un bel po' di videogiocare, comunque giocavi pochissimo. Poco, bro, sì, no, io mi ricordo quel periodo. Non mi ricordo qual è stato l'anno di preciso. Se il 13 o fine 12. No, quando ho venduto l'Xbox, ti ricordi che c'avevo l'Xbox, quella fighissima di Sì. MW3? Forse quella è stata la fine 2013. Io da quando ho venduto quell'Xbox lì, effettivamente non ho più giocato seriamente videogame. Se non così per passatempo, su smartphone principalmente. Ok. Mentre io, ragazzi, mi ero buttato sul mondo del ballo. Infatti, io ho ballato Michael Jackson. Ho fatto l'impersonator di Michael Jackson per 6 anni, praticamente. Lo sono tuttora. Per adesso è un po' inattivo. Cioè, è inattivo il canale, però comunque. Io raga glielo dico sempre che dovrebbe tornare a ballare, però vabbè. No, più che altro, ragazzi, crescendo, comunque anche il mio fisico è cambiato. Quindi, diciamo che ho preferito buttarmi di più sul mondo del gaming. Streamare sul mondo dello streamer e dello E alla youtuber. fine. Ma che alla fine è una tua grandissima passione da sempre, ma anche la mia in realtà, io lei quanto dillo alle persone, quando abbiamo giocato in quarantena, quanto cavolo abbiamo nerdato, bro. No, raga, in quarantena veramente ogni sera stavamo lì attaccati. Sì, Ogni assolutamente. sera. Di brutto. E lì proprio mi ha fatto rimembrare i bei vecchi tempi, Lelex. Vero. Perché comunque esatto. Diciamo un'altra cosa, un altro motivo per cui un pochino forse siamo anche noi allontanati negli anni. Io bro giocavo su Xbox, tu giocavi su PS3. Eh sì. Ricordi? Io non so perché mi ero fissato con l'Xbox. Forse perché era stata la prima console next gen che ero riuscito a comprare. Con i pochi soldini che potevo mettere da parte in quel periodo. Guarda, ma infatti non lo so nemmeno io, non l'ho mai capito perché Sì, l'Xbox è una console di merda schifosa. No, scherzo. allora, io Swingono. mi sono sempre trovato molto bene, però rosicavo perché non potevo prendermi la Play, bro. L'Xbox costava di meno, semplicemente. Ah, ok, per quello allora. Ok, Sì. no, perché per chi non l'avesse capito. Che appena entrato in live stavamo parlando, stiamo chiacchierando un po', stiamo rimembrando i nostri vecchi tempi di quando eravamo più piccolini, stiamo ripercorrendo un po' tutta anche la Esatto. nostra amicizia, per chiunque sia entrato adesso. Sì, la nostra storia comunque, quello che abbiamo, come ci siamo conosciuti, eccetera, poi l'evoluzione di quella della nostra amicizia. L'evoluzione e l'involuzione, praticamente, che poi c'è stata un. Esatto, perché ci sono stati anche dei bassi, come abbiamo detto, vabbè, oltre alla questione che ci hanno diviso alle medie e che poi alle superiori ci siamo un po' allontanati, comunque tu alle superiori ti ricordi però che stavi sempre con Marco, si chiamava, no? Marco, sì, certo. Vabbè, era Però l'unico. io per farti capire Era l'unico. pronto? Spero, perché col lag a volte non riesco a prendere il tempo di parlare. Dimmi, dimmi. No, no, dicevo, si chiamava Marco, giusto? Sì. Sì, era l'unico con cui avevo un minimo di. Cioè, era un nerd anche lui, più o meno. Giocava e. Era l'unico, raga, vi giuro, l'unico con cui riuscivo un po' a parlare. Ragazzi. Poi chiaramente Brian, come ho già detto, lui non c'era. Cioè, non era nella mia stessa scuola, quindi. A
A chi mi rivolgevo? Oh Marco, stavo da solo. Ci vedevamo ogni tanto, con lui ci vedevamo anche ogni tanto. Sì. Ci vedevamo tutti e tre insieme, ti ricordi? È stato un periodo in cui ogni tanto eravamo anche noi tre. Sì, però quando stavamo per fare il video di Thriller, E ti io lì in ricordi? realtà ero un po' ero un po' gelosetto lì in quel periodo, bro, del fatto che tu. Io non ti ho mai detto questa cosa. Ero un po' gelosetto del fatto che tu avessi trovato un nuovo, diciamo, amico molto stretto, perché ti vedevo sempre, eri sempre con lui, giustamente. Però poi vabbè. Diciamo anche un po' le cose come sono andate, perché ovviamente poi siamo onesti e sinceri. Poi chiaramente negli anni abbiamo preso anche un po' due strade diverse anche a livello di amicizie. Quindi anche per quello Beh, certo. credo che un po' ci siamo allontanati. Diciamo che comunque, come tu eri geloso di Marco, adesso per essere onesti, come hai detto te, Esatto. ero geloso delle tue compagnie, perché tu iniziavi a uscire a Milano, con vari anche YouTuber, che vabbè, non so se possiamo nominare, però vabbè, Ma non c'è quello niente di male. lì già un po' di anni dopo, comunque già nel 2014 così, perché noi comunque 2012-2013 io ti avevo aiutato anche a girare il video di Thriller, avevamo fatto un po' di cose insieme, solo che appunto avevamo quei due percorsi diversi, non abbiamo mai, diciamo, trovato un modo per effettivamente fare dei contenuti insieme. E poi esatto, poi io ho conosciuto le persone lì di Milano, Esatto. effettivamente ho iniziato a uscire sempre a Milano, andare lì, poi sono entrato nell'agenzia e quant'altro. Diciamo che abbiamo avuto un po' anche delle occasioni diverse, bro. Io lì, e tu, la cosa che mi ha fatto rimanere un po' male è il fatto che tu pensassi che io mi fossi dimenticato in tutto ciò di te, che non ti pensavo più, che ti avevo lasciato in disparte, mentre in realtà, bro, come sai, io ero sempre iscritto al tuo canale, ti seguivo sempre, guardavo sempre quello che facevi, tant'è che poi quando era uscito quel famoso video di cui parleremo dopo, io ci sono proprio rimasto come, cioè non me lo aspettavo proprio perché per me in realtà era tutto ok. Poi che ci fossero altre cose dietro, altre cose che io non sapevo, che non ho mai saputo fino a quando non me l'aveva detto mia madre, bro, cioè io lì anche ci sono rimasto, cioè mi sono sentito io una merda, ovviamente, ma non potevo farci molto. Di questo noi ne abbiamo Certo. già discusso in privato, raga, non Sì. tiriamo No, fuori ovviamente tutto il discorso, quello assolutamente no, sono cose. ne abbiamo parlato, certe cose le lasciamo comunque nel privato perché è giusto lasciare nel privato e le abbiamo risolte per i fatti nostri. Chiaramente tutto ciò che ho fatto io, lo ammetto, non è mai stato fatto con cattiveria, Alex, questo lo sai, bro, No, perché sennò. questo, per carità, questo no, questo non l'ho mai detto. Però c'è stato appunto quel periodo lì Un in periodo dove non ci particolare. abbiamo mai pensato. Sì, c'è stato quel periodo lì in particolare che comunque, essendo che lui andava sempre a Milano, no, con quella compagnia, non lo vedevo neanche più in città, cioè nel senso io andavo in giro, ogni tanto lo beccavo, no? Invece lui, essendo sempre a Milano, Tu magari. comunque, infatti io ho pensato, minchia, è morto, cioè non c'è più, non lo vedo più, dove è finito? E lì, ragazzi, è iniziata tutta la involuzione della nostra amicizia, perché comunque nel nostro inconscio, cioè noi ci volevamo comunque bene, ragazzi, perché diciamolo, eravamo. Cioè, siamo ormai come. Sì, siamo praticamente come fratelli, siamo cresciuti insieme, ragazzi. Quindi. Da sempre, esatto. È più di un'amicizia, detta francamente. Però, Però c'è a stata parte quel. questi piccoli problemi, ci siamo un po' allontanati, però è successo. Crescendo succede, no? Che ci si Vabbè, allontana, certo. ci si perde un po' di vista. Poi, l'importante poi è chiaramente recuperare anche i rapporti, perché se uno può anche, insomma, avere delle incomprensioni con l'altro, però se poi ci si chiarisce, poi quella è la cosa più importante, credo, no? Beh, Come ti ovviamente sì. dicevo l'altra volta la frase di Cobra Kai, che appunto in una puntata Hawk dice a Miguel, siamo stati nemici, nemici per un giorno, ma Cobra Kai è per tutta la vita. Ok? Vero. Diciamo, noi Filosofia abbiamo avuto vera. anche degli scazzi appunto, perché tiriamo fuori l'argomento anche un po' caliente, raga, io e l'Elex Allora. abbiamo anche discusso. Ovvio. Prima, forse la prima e unica volta però che abbiamo discusso la nostra vita, perché noi non abbiamo mai avuto motivi. Ah, infatti. Ragazze, non ci abbiamo mai litigato per le ragazze. Assolutamente no. Ce n'era una che ci piaceva entrambi quando eravamo troppo piccoli e lei era troppo grande, quindi non ci sarebbe stata a prescindere con noi. Vero. Eh beh, lei lo sai. Vabbè, non diciamo il nome, però chiaramente sì, mi ricordo. Eravamo pazzi, follemente, per lei, però vabbè. Eravamo innamoratissimi. Eravamo innamorati, proprio quelle cotte che prendi da bambini, che proprio sei là con gli occhi a cuoricino tutto il tempo ogni volta che la vedi, Amore comunque. platonico, incredibile. Esatto. Comunque, esatto. Poi io negli anni, esatto, ho continuato col mio percorso di
il mio percorso da vlogger, comunque da intrattenitore, facevo comunque intrattenimento. Tu l'hai continuato anche con la carriera da impersonator. Sì. Credimi, bro, che io quando vedevo soprattutto che facevi gli eventi, queste cose qua, io guardavo sempre tutti i video, guardavo tutto, cioè io effettivamente l'essere sparito era stata una conseguenza degli impegni, dell'avere una nuova compagnia, di avere dei lavori da fare con l'agenzia. In Certo. tutto ciò io comunque, Lele, non ho mai saputo, bro, come tirarti in mezzo, perché l'agenzia con cui lavoravo non trattava tipo gamer, capito, bro? Oppure non trattava quel tipo di personaggi, io per quello, esatto. Guarda, perché non commentavi mai, dice Engix. Engi, cioè, Vero, anche non qui, sapevi. infatti no, aspetta, volevo dirlo appunto, perché appunto tu mi dici che mi seguivi, però comunque io non vedendo mai neanche i commenti, no, comunque un Leggevi i commento, commenti. esatto, dicevo questo è proprio sparito, cioè non, capito qual è la questione. Quindi se tu mi guardavi, io giustamente non potevo saperlo che mi guardavi, perché non commentando, Chiaro, bro. non lo sapevo. Non commentando, ma comunque non, poi non sentendoci neanche in privato, ovviamente, cioè Appunto. io posso anche immaginare come ti sei sentito, Lele, per quello. Sì, Ma lo sai quindi come sono fatto in generale? Io magari ho mille cose per la testa, ma il tempo poi alla fine in qualche modo se è lo trovo, bro, lo sai. certo. Più che altro, appunto, lui aveva appunto l'agenzia, cioè lui lavorava appunto per questa agenzia e io l'unico appunto evento importante, Michael Jackson Day, vabbè, chi mi seguiva lo sa. L'unico appunto evento con cui ho avuto a che fare con ballerini professionisti, infatti è stato un giorno bellissimo, ragazzi, che porterò nel cuore per sempre, credo. E quindi nulla, in quel periodo lì, davvero io un giorno non ci ho visto più. ho tirato fuori un video dissing, sì, ragazzi, perché avevo dissato in una maniera incredibile Brian in quel video, cioè ero incazzato nero, cioè proprio a Ma ripensarci. proprio, cioè, io sono rimasto di un ma. Ma più che altro, raga, io me lo sono trovato in home, faccio, ma che aspetta, ma aspetta, ma parla di me? C'è il mio nome nel titolo? Lele? Tutto bene? Cosa ti ho fatto, Lele? Cioè, perché per me, in tutto ciò, raga, io voglio dire anche questa cosa, Lele, io, come ti dicevo, non l'ho mai fatto con malizia, ma perché, bro, il bello delle amicizie forti, reali, è proprio quello che tu, anche se poi non ti senti per 10 anni, ma poi ti rincontri, bro. È come se quei 10 anni non fossero mai passati. Infatti, nell'ultimo periodo che ci vediamo anche spesso, ora vabbè, io mi son mezzo trasferito, quindi sarà più difficile vederci, però appena torno lo sai che ci sono delle persone che devo vedere, una di queste mo sei tu. Ma Certo. non perché non ho più le altre persone da vedere, semplicemente perché ora come ora, soprattutto dopo che è successa questa cosa qui, perché questo video qui mi ha proprio fatto rendere di una cosa, ovvero che Lele, in quel momento lì, io pensavo che lui fosse fiero di me, di che io ce la stessi facendo. Invece vedere che proprio ce l'aveva anche con i miei amici, con questi miei amici, che io comunque non ho mai fatto conoscere perché non ho mai avuto l'occasione di farteli conoscere, lo sai, Lele, cioè quando c'è stata mai l'occasione? La cosa però in realtà stupida che ho fatto io, però non mi sto ricordando, Lele, io adesso mi ricordo, mi sembrava che di averti invitato, mi sembra strano che io non ti ho invitato a Cotter, bro, a vedere lo spettacolo, perché in quel periodo proprio non No. ci sentivamo più. Però io, Lele, cioè, non è che non ti sentivo perché non volevo sentirti, bro, perché comunque poi è successo che ci siamo visti qualche volta, però cioè, eravamo già in un momento in cui poi mi pare che tu avessi anche una relazione, forse stavi con una ragazza, no, stavi già con Angie? No, perché Angie ti ha No. lasciati, giusto? No, forse avevo qualche storiella No, così. forse avevi qualche altra storiella, quindi insomma Sì. io mi ricordo che noi per diversi motivi non ci siamo poi più visti. Io assolutamente, però, non è che non ti volevo vedere, anzi ti ricordi che quando abbiamo provato a sentirci, poi quelle volte che ci siamo visti siamo comunque stati insieme. Poi però Certo. appunto è stato quel periodo lì che non ci siamo proprio più visti, è uscito quel video lì e io con quel video lì, l'Alex, cioè, ho detto, aspetta, ma scusate, cioè, Questo non me non ne sto rendendo conto io, Questo non ho sbagliato. Cioè, nel senso, non capivo cosa ti avessi fatto realmente. Poi effettivamente mi sono reso conto che tu c'eri rimasto molto male per il fatto che io avevo continuato il mio percorso, No, non tirandoti in mezzo nella cosa, ma sai qual è il problema? e Intanto effettivamente
Intanto do il benvenuto a Vivo di Brian. Ciao, benvenuta. Ciao Greta, Ciao ciao. Greta. No, il fatto è che comunque tu sai che io sono sempre stato un artista, perché comunque ragazzi mi considero tale, cioè perché comunque so fare tante cose, ballo, creator di contenuti, cioè ragazzi non sono cose che tu fai così, cioè nel senso c'è delle, come dire, delle cose da imparare, eccetera. Quindi ero molto Un po' di abilità, certo, esatto, con il tempo. ero molto competitivo in quel tempo, no? E vedendo che comunque i miei video non venivano spinti da YouTube, che comunque facevo sempre fatica a fare visualizzazioni, poi vedevo Brian che faceva tutti sti raduni con migliaia di fan, là, così, e mi giravano i coglioni, ragazzi, scusate la parola, in una maniera incredibile. Raga, io poi, ripensando appunto che lui era sparito, eccetera, sono sbroccato, ho fatto quel video là senza neanche pensarci, proprio ragazzi, mi ero sfogato con chi mi segue, quei pochi mi seguivano, po pochi ma buoni, e nulla, poi appunto lui ha visto il video, ci è rimasto in merda, probabilmente avrà detto Io, cioè, tranquilli, cioè, io ti seguivo comunque. sì, no, io penso, O no, in tutto ciò. giuro, io pagherei per vedere la tua reazione quella volta, te lo giuro. No, ma io non me la posso scordare. Lei, non me la posso scordare, mi sono alzato, mi ricordo che sono alzato da mia madre e le faccio, mamma, lei mi ha appena fatto. Io, bro, ero in camera mia, nella mia postazione che avevo prima, solita, che avevo sempre il computer fisso lì, in camera. Stavo scorrendo la home, guardo le iscrizioni, vedo il mio nome anche nel titolo, lo apro, io e lei mi ricordo che cioè, non sono riuscito neanche subito a guardarlo tutto, tutto subito commentato, avevo subito commentato mi pare. Sì. Sì, C'ero rimasto malissimo. perché io in questo Quindi video. forse, vabbè, lei, forse hai fatto bene bro a fare così, cioè mi hai fatto rendere conto della cosa che forse io appunto non mi rendevo conto della questione perché bro effettivamente non credevo di fare qualcosa, cioè. Non ti avevo mai dimenticato, bro, io sai che non dimentico, cioè, per me è tosta dimenticare, cioè, No, figurati, certo. fino a un mese fa pure ti ho ricitato la mia ex per dire, cioè, sai che sono uno che, cazzo, cioè, No, lo risentiva so. tanto certe cose, risente. Probabilmente eri. Quindi io inconsciamente sono andato avanti con il mio percorso, anzi, Lele, non sapevo neanche come, capito, non sapevo neanche in quel periodo come aiutarti per crescere. Perché i miei fan sono sempre stati tutti comunque ragazzi, piccolini, magari non interessati a Michael Jackson, non interessati al ballo, capito? Cioè io bro, per questo non sapevo mai come tirarti in mezzo nella cosa, perché comunque i tuoi contenuti appartenevano a un tipo di community, magari i miei contenuti a un altro tipo di community, anche una community che magari a te non piaceva nemmeno, capito bro? Non lo so, cioè io non ho mai, sappi bro che non ho mai assolutamente fatto nulla con malizia. Che non ti ho mai dimenticato, cioè non ti ho mai realmente dimenticato, cioè noi abbiamo smesso di sentirci, però bro ti ricordi anche che tu non ti sei mai, cioè non mi hai mai scritto quella cosa lì, Lele, io non ho mai saputo quella cosa lì finché non me l'ha detta mia madre. Bro, ma Cioè non se tu ho. non hai detto quella, se tu in quel momento lì in cui ti sentivi solo, tu proprio dovevi prendere il cazzo di telefono e chiamarmi e mi raccontavi tutto, bro. Cioè Ma bro, ma in quel quello era momento là. l'appunto, serviva quel qualcosa per riunirci, serviva quel qualcosa per riunirci. Secondo me qualcosa doveva succedere, Lele. No, secondo me invece, cioè, Anche perché poi, tu. boh. Aspetta, bro, aspetta, fammi parlare un attimo. Io in quel momento lì. No, no, Comunque. dimmi, dimmi. Sì, in quel momento là. Pensa a quella brutta cosa, appunto, che era successa nel mio nucleo familiare. Ero totalmente. Poi da lì, appunto, è iniziato il de mio decadimento, tra virgolette, fisico, perché ho iniziato a prendere peso. Non sono obeso, chiaro, però comunque ti ricordi com'ero, bro, io? Cioè, ero proprio. Non dico pelle. Sì, secchissimo, certo. Non. Ora crescendo siamo diventati entrambi un po' più robusti, beh, bro, tutti e due siamo Certo. cresciuti, cioè. Però, appunto, in quel periodo lì, essendo che non ci sentivamo da, penso, 2 o 3 anni, 2 anni, 3 anni, non mi era venuto in mente. Cioè, io pensavo, boh, se li scrivo, questo qua non mi caga neanche più. Perché giustamente al nuovo. A nuovi. Nu nu nuove compagnie. Al suo da fare su YouTube. Cazzi e mazz. E lì non mi era venuto proprio in mente di chiamare te. Sinceramente. Ma nessuno. Ma in quel momento lì ero. Capirai, non c'era neanche Angie ancora. Certo, Quindi. bro. Momento lì, immagino, cioè. Quindi lì ero andato in totale depressione. Capito, cioè, gli amici si vedono proprio in quei momenti, i veri amici, bro, si vedono proprio in quei momenti. Io Lo quando ho so. visto quel video lì, Lele, ho visto che mi hai dissato, fra, io potevo dire, oh, ma cioè, dopo 10 anni di amicizia mi fai un video contro? Perché? Cosa ti ho fatto realmente di male? Cioè, io non mi sono mai realmente dimenticato di te. Dentro di me, capito, io dicevo così.
Però tu, quando hai fatto quei video lì, io vedendolo, se fosse stata un'altra persona, dicevo, oh, ma vaffanculo, ma cioè, ma come ti per... Cioè, capito? Avrei potuto dire così. Che Certo. mi ero sentito proprio accusato anche di cose che per me non erano, cioè, non è che non erano vere, magari non me ne rendevo conto, ma per me non facevo nulla di male, quindi in quel momento lì lei l'hai capito. Due potevano essere le cose, o rovinare l'amicizia, l'amicizia totalmente, oppure ricongiungerci, siccome io bro ti voglio un bene nell'anima, te l'ho sempre voluto, cioè sei sempre stato uno dei miei pochi amici veri. Ovviamente bro io ho t'ho scritto, abbiamo cercato di chiarire subito, però ti ricordi che ti avevo scritto incazzato la prima volta, ti faccio lele, ma che cazzo fai, cioè Vabbè, certo, ma tu. anche perché non c'eravamo, cioè non era da tanto tempo che non ci sentivamo bro, per quello, perché io me lo ricordo che comunque in quegli anni lì già un po' ci eravamo riuniti, perché io avevo saputo quella cosa lì bro. Tu l'avevi fatto in quel periodo lì il video, cioè noi, nel senso, il video non è di tanti anni fa in realtà, cos'è, 2017 sarà stato com'è? 2016, se non sbaglio. 16? Ok, 16, 16. Ma sì bro, era forse un periodo in cui io ero anche appena, ero appena tornato dal tour forse, non mi sto ricordando, cioè Esatto, forse era sì, proprio su era quella cosa lì. proprio quel periodo lì del tour, me lo Proprio ricordo. quel periodo lì, tu probabilmente mi hai visto che ero in tour, io lì, la cosa che ho sbagliato a fare, fra, e ti chiedo la scusa per sempre bro, siccome ero tanto preso lele, cioè quel tour lì, credimi che era stato veramente un'esperienza molto pesante, cioè per avere quell'età per me era stato molto pesante. E mi ricordo che ero tornato, io già in quel periodo lele ero già anch'io, stavo già un pochino male perché ero tornato a scuola, era finito il tour, sai che comunque dopo che fai tour queste cose qui lele, credimi che senti proprio una mancanza, ti viene quasi la depressione, no? Angie dice, perché non hai preso anche tu il telefono e non hai mai provato a chiamarlo? Angie, io e lei non è che non ci siamo mai più sentiti, ci sentivamo pochissimo, provavamo a organizzare di Veramente. vederci, non riuscivamo mai a organizzare di vederci e quindi di conseguenza ci siamo totalmente, abbiamo smesso di sentirci, abbiamo smesso di vederci. Bro, però non riusciamo. Io sapevo che lui comunque era amico appunto di quel ragazzo lì e Vabbè, però, quindi bro, ero tranquillo aspetta. perché dicevo, ok, lei non è solo, io sapevo comunque. Angie, ma allora, Angie, lo sai benissimo, cioè io non sapevo questa cosa qui. Cioè, se avessi saputo questa cosa qui, raga, lo dico adesso perché sono sicuro che sarebbe andata così. Bro, te lo dico sincero e lo sai perché, te lo dico guardando veramente nella webcam, fra. Che se io avessi saputo una cosa del genere, Lele, mandavo a fanculo qualsiasi cosa, bro. Cioè, soprattutto in quel momento lì. Perché sono cose che io, uno, non so gestire a volte. Ok? Non le so gestire. Quindi so che la cosa migliore da fare è stare vicino alla persona. In generale, credo che sarebbe, cioè se anche solo l'avessi saputo prima, credimi che le cose sarebbero andate diversamente, l'Alex. Credimi, bro. Io so solo Però appunto che. non mi puoi dire, bro, che questa cosa un po' non ti abbia reso più forte, non quel problema lì, dico, la cosa di essere rimasto un po' senza di me, senza, perché alla fine anch'io ultimamente l'Ele mi sono trovato anch'io da solo, l'Alex, cioè, so che No, tu guarda, mi vedi ogni tanto tanti sicuramente. iscritti, tante cose, ma le ho fatte perché la gente mi conosceva che sono amico di Sofia, di Muriel, di quella gente, di quelle persone lì, i miei amici, siamo amici tuttora. Però l'Alex, cioè, Poi tra vale l'altro. nulla quello in confronto a una vera amicizia nata dalle elementari. Per questo io c'ero rimasto male quando ho visto il video, perché non mi aspettavo Ma bro, ma che tu avessi commesso appunto una per cosa del questo, genere. tu dici appunto che non valeva nulla, però io ci stavo male proprio per questo, perché tu dedicavi tutto il tuo tempo a loro, Chiaro, ma capito? lì anche perché era lavoro, bro. Era Lo lavoro so, anche, l'Alex. Era come, bro, è come dire. Tu lo so. immaginati, no? Finisci le superiori, l'Alex. Vita non, noi, pensa se non avessimo mai fatto YouTube, bro. Finiamo le superiori, iniziamo a lavorare. Fra, credimi, cioè che in quel caso lì probabilmente ci saremmo persi davvero. Invece continuando entrambi con questa passione, che poi io in realtà ho abbandonato, tu in questi 2 anni in cui non ho fatto video, tu invece hai fatto una marea di video, l'Alex. Più di 600 video. Ok, tu hai continuato con i video, io Sì. invece mi sono quasi allontanato da questo mondo. Anche lì, l'Alex, io non ti ho mai però sentito dire, bro, che succede, come mai non fai più video, come mai, cioè. Poi nell'ultimo periodo, per fortuna, mi hai dato quella spintarella in più, ho iniziato con le live. Però anche lì, bro, cioè, io quando sono stato male, io invece, cioè, per dire, non ci stava nessuno, fra. Eppure, cioè, io non ne faccio una colpa a nessuno, non ne faccio assolutamente una colpa a nessuno.
Ma bro, ma si Poi però si sicuramente la siamo cosa. riuniti. Certo, ma la cosa è diversa perché comunque anche quando sei stato male tu, quando hai avuto quel periodo penso di depressione, che hai detto anche nella tua live, non mi hai cercato. Cioè, tu prima mi hai detto, però minchia, avevi quel problema, potevi anche chiamarmi. Bro, ma anche tu non l'hai fatto. Io non ho cercato nessuno però in quel periodo lì, è proprio quello il fatto, che non ho cercato Allora, nessuno. perché È mi dici? tipo come se nessuno avesse bisogno di me, capito? È così che ti... Ma però vedi perché? Perché ti senti così in quelle situazioni lì. Senti di avere il bisogno di qualcuno, ma in realtà non hai bisogno di niente di nessuno. Purtroppo, bro, sono sempre una lama a doppio taglio queste situazioni, perché appunto possono ferire te, ma possono ferire anche gli altri, bro. Certo, Sai aspetta, com'è? intanto Uno tolgo. si allontana, magari lei, se avessi deciso un giorno di prendere e andarmene via dall'altra parte del mondo, non ci sare lì ci saresti dovuto rimanere veramente di merda, che me ne andavo via senza salutarti, senza... Comunque io sono sempre Certo. rimasto lì nel paesino dove abitiamo entrambi, dove abitavamo entrambi. Quindi alla fine questo e anche forse le cose che sono successe sono state forse il motivo, il modo, forse si sono allineati i pianeti in quel momento lì. E ci siamo riuniti perché dovevamo riunirci in qualche modo, bro. Perché certe amicizie, cioè, è come dire, puoi litigare con tuo fratello per quasi tutta la vita, ma poi alla fine è pur sempre tuo fratello, no? Certo, sicuramente, ma infatti io sono contentissimo. Anzi, ti fa un torto vero, io in realtà mi rendo conto di aver fatto in parte un torto a te, non tirandoti mai in mezzo, non facendo mai video con te, ma perché, bro? Perché facciamo due contenuti troppo diversi. Cioè, se anche avessi proposto, bro, credimi, se io avessi proposto all'agenzia, raga, c'è questo mio amico, vogliamo fare un video insieme, loro magari mi avrebbero detto sì, però allo stesso tempo mi avrebbero anche potuto dire, però lui fa gaming, tu fai quello, che senso ha? Sì, bro, ma non è Magari così. tu invece il mio canale non l'avrei mai potuto fare, cioè c'erano tanti, tanti motivi, Lelex, io non ho, però sicuramente uno di questi non era il fatto che non ti volessi nei miei video, o che non ti volessi, anzi, cioè, che Ma non bro, abbia ma mai non è una accettato questa questione. cosa. No, non è una questione solo di video. Io venivo. Dove mi sono incazzato tantissimo? Perché mi sono chiesto, ma è possibile che non mi dice mai. Bro, ma vuoi venire con me a questo evento? Ma non mi frega un cazzo di video. Era solo questione della tua compagnia, no? Cioè, venivo con te lì, stavamo insieme. Capito, capito. Capito. Volevo tornare sul Ma secondo te discorso. quante volte sono andato? Bro, perché io spesso... No, dimmi, scusa. No, tornare sul discorso quando tu hai detto, ti potevo dire, quando hai fatto quel video, ti potevo dire stronzo, stronzo. Però, in effetti, anch'io ti potevo dire, ho capito, stronzo, stronzo sarei te perché comunque. Quello che ti ha dato la spinta a iniziare su YouTube sono stato io. Quindi se non era per me, tu non avresti mai fatto video. Quello non lo metto in dubbio, ma infatti, bro, pure a Quello. me la cosa che poi mi ha fatto più male dopo che è una cosa che t'avevo già anche detto forse. Sì? Sì, no, io sono d'accordissimo con te, Alex, è vero, cioè il fatto di... Tu potevi benissimo dire la stessa cosa, è vero, sono d'accordo, bro, sono d'accordo. Però c'è anche una cosa che forse tu, adesso non so se te la ricordi che te l'avevo detta, bro. Io ti avevo proprio dichiarato che in interviste, perfino nell'intervista di Cioè, Lele, tu sei scritto sul giornaletto di Cioè, bro. Non so se sta cosa forse... Cioè, sul giornaletto quello dove ci sto io, dove c'è la mia intervista, se non sbaglio, loro avevano scritto anche, io avevo letto il tuo nome. Su quel giornaletto c'era il tuo nome. Su altri siti dove mi hanno... Quelle poche interviste che mi hanno fatto, bro. Credimi, Lele, cioè che il tuo nome è sempre, sempre uscito. Io quando raccontavo alle persone... Ora, ma l'ho fatto anche in questi anni, quando mi chiedevano come ho iniziato con i video, io zi, cioè la prima cosa che dico sempre è: eravamo io e il mio migliore amico, due nerd, due appassionati di videogiochi, due ragazzini che si annoiavano, che volevano chiacchierare davanti alla telecamera, due timidoni, perché eravamo dei timidoni, che hanno deciso di provare questa esperienza qui un po' per cazzeggio, poi è diventata quello che è diventata, insomma. Certo. Sappi però, bro, appunto che io comunque in questi anni ti ho sempre citato nelle mie interviste, nelle poche interviste che mi hanno fatto, ti ho sempre citato, bro. Questo per farti capire, Lele, che comunque nonostante noi non ci sentissimo, nonostante non fossimo più nel rapporto di prima, io un po' mi ero quasi, come dire, mi ero abbandonato, Lele, all'idea che noi non fossimo più Brian Games e Lele Games di una volta, cioè anche soltanto amici come una volta. Io un po' mi ero abbandonato all'idea, ho detto, vabbè, siamo cresciuti, oh. Siete che doveva andare così. E invece, capito, il bello è proprio questo, bro. Il Ma bello è che sicuramente, allora io. sapersi riunire, sapersi L'unico. parlare anche un po'.
po' l'Alex, cioè siamo da giovani siamo sempre stupidi, facciamo un sacco di cazzate, l'importante è poi rendersene conto. No, certo, ma non lo mettiamo in dubbio, assolutamente, ne ho fatte anche di cazzate tantissime. Anche grazie a Angie, poi, perché Angie comunque ci ha sì. un po' riunito. Aspetta, ci arriviamo dopo, bro, ci arriviamo dopo, aspetta, finiamo un attimo sto discorso. Io, ritornando alle interviste che hai detto, io l'unica oddio, non so neanche se è un'intervista, io mi ricordo che ti avevo visto sul diario di Comics, se non sbaglio. Una volta, perché una volta ero boh, ero andato a prendere un diario per la scuola, ho sfogliato dei diari, sono arrivato a quello della Comics e c'era lui su una pagina con scritto. E lì non c'era, cioè nel senso, lì c'era scritto un mio amico, poi non so se loro... Bro, ma lì... io bro, chiaramente lì, cioè, detto il mio... avevo detto un mio amico, bro, perché, cioè, i nomi, queste cose qua, sai com'è, nel senso... No, certo, io intendo, non so se sono loro... Da fastidio. Sì, no, intendevo, non so se loro adesso, qualche volta... se il nome l'ho detto, bro, capito? Vedi, sempre... No, e punto, metti, sto dicendo, anche se tu l'avessi detto, magari loro non l'hanno messo perché hanno messo un mio amico, così in generale, capito? Per una questione comunque sì, anche... Poi quella del comics in realtà non era una vera intervista, bro. Sul comics c'era tipo il mio video riscritto a parole più appunto forse una piccola intervista. Sì, adesso non mi ricordo, penso sì, penso più questo. E quindi niente ragazzi, in sostanza comunque c'è stato questo piccolo dissing tra noi due, perché è stato un vero e proprio dissing, perché una cosa del genere quando va online è diventa automaticamente un dissing. Sì, boh, più che altro bro, un po' tu mi avevi anche, cioè mi avevi proprio criticato pesantemente, avevi criticato anche i miei amici, c'ero rimasto male per quello, perché in realtà, cioè... Sì, sì, ragazzi. Io non mi aspettavo assolutamente che tu pensassi ciò di me, anzi io pensavo, che ne so, fossi fiero. Però proprio anche questo, cioè non me l'hai mai detto, capito? Non mi hai mai detto, cazzo, ce la stai facendo, cioè stai andando bene, stai andando forte. Ma anche perché poi, cioè, in realtà, bro, credimi. Cioè, io tutti, ve lo dico sinceramente, quasi tutti gli iscritti fatti in questi anni, Lele, cioè, arrivano tutti dalle collaborazioni, dal fatto che mi conoscevano, ero l'amico di quello, di quell'altro. No, cioè, appunto, ma è proprio per questo, perché io comunque... Le cose come stanno. Certo, ma io anche per questo che mi ero incazzato tantissimo, perché dicevo tra me e me, no? Cazzo, fa un video al giorno tra un po' con tanta gente, Greta Menchi mi ricordo, poi mi ricordo, vabbè, Sofia Viscardi, mi ricordo... Adesso, beh, non mi ricordo tutti, però con tanta gente... Effettivamente Greta Menchi non c'è mai stata, però... Nel suo sì, però, tu sei andato nel suo, sbaglio. La foto l'avevi vista sicuramente, la foto con Greta. Non hai mai fatto un video con Greta? Una foto, non me li sto ricordando, esatto. Vabbè. No, io video con Greta proprio ufficiale non mi pare, non mi sto ricordando adesso. Però ci siamo incontrati qualche volta con Greta, sì. Ok, scusa Greta, non volevo, mi sono confuso. Comunque, vedevo che comunque faceva tante collaborazioni e pensavo tra me e me, ma porca puttana, ma è possibile che non ha un momento libero nella sua vita per fare un video con me ogni tanto per rivederci? E lì ragazzi sono partito... Mi ricordo appunto, ho dissato lui, ho dissato la Viscardi, ho dissato tutti ragazzi. In quel video ero veramente indemoniato, raga, ero incazzato nero. Cioè io mi ricordo veramente che avevo detto, fate video di merda, fate gli iscritti, sono video del cazzo. Veramente ero cattivissimo in quel video, infatti... Challenge, sì, ce l'avevi con le challenge, quelle cose lì, mi ricordo. Sì, 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 dicevo contenuti senza originalità, li fanno tutti. Sì, bro, minchia, ero Satana in quel video lì, veramente. Mi ero incazzato, cioè era molto sono sicuro, non sicuro. Scusami, però io sono sicuro che se t'avessi mai proposto di fare una roba del genere, non lo so se l'avresti fatta, capito? Fare le challenge, perché quelli erano alla fine i video collaborazione, cioè o video sketch o video challenge. Allora, bro, video sketch tutta la vita, sai che noi due facevamo anche gli sketch in classe. Sicuramente. Aspetta bro che metto un attimo in carica, tu intanto parla che metto in carica il telefono e mi si sta spegnendo. Ok, allora appunto, non lo so comunque se ci saremmo trovati in qualche modo a fare di nuovo video insieme, non lo so, cioè alla fine lo sai che comunque i contenuti erano diversi, tu mai ti eri impuntato su un determinato contenuto, io su un altro contenuto. Era anche beh, difficile, certo. Capito, creare una vera collaborazione di entrambi. Che avesse senso. Però un bel video insieme, certo che ci stava a farlo almeno una volta. Anzi, forse avremmo dovuto farlo, Lele.
Avremmo dovuto, sicuramente. Però non possiamo andare avanti di se, però di... La vita alla fine va avanti, per fortuna, bro, credo, cioè. Comunque Ma abbiamo trovato il certamente. modo di riunirci un po'. Esatto, Un parliamo po' poi di questo. Non ti sento molto bene, Lespa, scusami. Parla. Mi senti? Ok. Ok, sei tornato. Dicevo, Dicevo. comunque, Sì, dimmi. in generale. Sì. Dico, comunque in generale ci siamo riuniti. Io credo che questa sia la. Cioè, se ci siamo riappacificati in qualche modo, è perché, bro, doveva succedere questa cosa. Perché io magari mi dovevo rendere conto. Cioè, io non, nessuno è perfetto, no, Lelex? Io Mamma ammetto di aver mia. sbagliato in parte a essermi comportato così. Dall'altra parte non me ne sono reso conto, quindi, cioè, capito, a volte uno fa male, fa del male senza rendersene conto. E quella è la cosa peggiore. Se Certo. poi, qualcuno, se poi nessuno gliene fa, insomma, glielo fa notare, ovviamente uno continua per la sua strada. Poi quando ho saputo quella cosa lì, quando ho visto anche il video, quando, insomma, sono state delle cose che mi hanno un attimo fatto scendere la lampadina e dire, ascolta, io comunque, cioè, non sono uno stronzo, non mi dimentico mai di nessuno, comunque ci tengo alle persone, anche se magari non le sento tutti i giorni. Banalmente, l'Elex ti dico Marco Artu, cioè, presente? Sì. Io lui, bro, non lo sento sempre. E non ci vediamo tantissimo, figurati, ora è andato in Francia, quindi figurati, lo rivedrò tra 3 mesi forse. Ci siamo sentiti l'altra volta in videochiamata, ci sentiremo di nuovo sicuramente in videochiamata. Capito? Io con lui comunque sono riuscito sempre a mantenere il rapporto e lui mi ha sempre comunque, mi è comunque rimasto vicino in qualche modo, ha capito che non l'avevo mai abbandonato nonostante fossi sempre a Milano così. E lui, credimi, bro, che non è mai venuto a Milano con me, ma perché lui non gliene fregava nulla ovviamente di Ma questa cosa qui. è lì il punto, bro, ma è Quello una cosa io diversa. pensavo Ma che te non te ne fregasse nulla. Però col cazzo. il fatto che con lui comunque, e come è successo poi con te, vedi che alla fine, bro, cioè, dopo che abbiamo chiarito, ora sembra che anzi la nostra amicizia sia ancora più forte, perché ci raccontiamo cose che magari che da piccoli non ci potevamo raccontare perché non ci succedevano, no? E il Certo. bello è sempre quello quando hai degli amici veri, stretti, Lelex. Questo, chiudo il discorso così, dicendo, poi andiamo avanti con quello che appunto è successo, di come abbiamo chiarito tutto. Però quello che ti voglio far capire è che il bello di avere degli amici veri è che nonostante tu non li possa o non li riesca a sentire sempre, loro comunque sono lì, ci sono. Ok, bro, Ok. io per questo non mi sono mai reso conto della cosa. Perché per me, io sapevo che tu stavi sempre lì, Lelex, e che se ti avessi scritto mi avessi comunque risposto, mi avresti comunque risposto. E viceversa, perché comunque Lele, ti ricordi, cioè adesso vediamo che chat ho, perché in realtà ho perso il telefono anni fa, quindi vediamo Pure io l'ho Lelex che cambiato. chat ho. Vai, continua pure a parlare, voglio vedere la nostra. Adesso sai quanti messaggi ci siamo scritti. Vabbè, comunque questo è tutto il casino che ci ha un po' divisi. Speriamo di essere stati più chiari possibili nel raccontarlo. Tante cose magari comunque ci sfuggiranno sicuramente, ragazzi, perché sta sono stati anni di racconto, quindi tante cose comunque sono magari sfuggite, però la maggior parte delle cose Sì, più le abbiamo proprio importanti. riassunti, credo, Sì, ma a gran linea proprio. grandissime linee, sì. Poi un giorno, vabbè, io mi ero messo insieme con Angie, ci sono insieme tuttora, anzi ottobre facciamo 4 anni, e appunto lei una sera, un giorno, anzi non una sera, era qui, mi ha detto, ma perché non inviti Brian e vi chiarite, faccia a faccia, basta sparlarvi sui social, basta fare i video, basta fare... Vi vedete, faccia a faccia e chiarite. Ragazzi, così abbiamo fatto, grazie a lei. E ragazzi, è ben chiarito. Cioè, ci siamo seduti, cos'è, un'oretta, anche due, un'oretta e mezza siamo stati lì a parlare. Ci siamo seduti al tavolino col caffè come le persone adulte col caffè e bro, Esatto. siamo andati avanti 1 ora e passa a parlare. Io mi ricordo che quella sera ero anche cotto, bro, ero veramente distrutto perché ti avevo raggiunto dopo il lavoro, mi pare. Sai che ti ricordo che lavoravo in pizzeria quel periodo, cose che nessuno sa, vabbè, evitiamo di dirlo. Ok. Com'era invece quel periodo lì, Alex? Yes. E sì, era presente anche Angie, giustamente, era nel mezzo praticamente, noi stavamo dal lato opposto del tavolo, era praticamente in mezzo.
E ci siamo chiariti, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato anche del video che avevo fatto, abbiamo parlato delle sue esperienze, del perché comunque non mi aveva scritto. E ragazzi, alla fine abbiamo chiarito. E tornando, tra l'altro, più carichi di prima. E adesso io ho iniziato prima di lui su questo viaggio su Twitch, adesso l'ha iniziato anche lui. È un po' una rinascita, no? Per la nostra coppia del web, tra Esatto, virgolette. Ele, esatto. Che comunque vedete che ci vedete in live Sì, insieme. come al solito, Ele, noi sappiamo che ci siamo resi conto comunque crescendo che abbiamo sempre i soliti interessi comuni, però tu sai anche bene che, cioè, magari a me piace parlare di determinate cose, perché sono più nerd in quelle cose lì, tu magari sei più nerd in altre cose, però alla fine i nostri, come si dice, i nostri interessi comuni alla fine ci sono, quindi noi possiamo farle queste live insieme, abbiamo tante cose da raccontare in realtà. Poi se ci sono stati quegli anni lì in cui non ci siamo più visti, poi giustamente lì mancheranno gli argomenti. Sì, Dunque, assolutamente. Alex, il tuo primo messaggio che mi hai riscritto su WhatsApp, perché, scusami, ottobre 2019, bro? Quindi non troppi mesi fa, hai cambiato numero te, no? Sì, avevo cambiato numero, Ah, ok. bro. No, numero, scusa, avevo cambiato la SIM e era tutto incasinato. Cioè, avevo cambiato la scheda. Sì, perché io in realtà poi mi ricordo che in realtà anche nel telefono più vecchio, quello più vecchio che ho perso, che ho lasciato sopra la macchina. Non so se la sapevi sta storia, bro, di come ho perso l'iPhone 6, che l'ho lasciato sopra il tettuccio della macchina e sono partito. Sì, Perfetta me parte. l'avevi detto. E lì io e Lele mi ricordo che avevamo altre conversazioni, bro, perché ti ricordi che ogni tanto ci sentivamo comunque, cioè, Lele, noi abbiamo smesso di vederci e tutto, però ti ricordi che comunque ogni tanto qualche messaggino, bro, poi sono stati 2 anni, 5, è vero, non ci siamo più sentiti, zero. Però Sì. comunque ogni tanto ci sentivamo, ma anche perché ti avevo aiutato poi col video di Thriller, ma poi l'avevi anche rifatto il video di Thriller, avevamo fatto un'altra versione. No, praticamente lo stavamo facendo, poi il progetto era andato a cagare per poi riprenderlo e l'avevamo finito. Comunque l'avevamo finito. Non lo ricordo che l'avevamo finito. Esatto, Angie No, poi Trish. avevamo Angie girato Trish. altre cose, bro. Ti Esattamente. ricordi che poi non solo Thriller, avevamo girato altre cose, Beh, sì, abbiamo tipo girato Thriller, poi abbiamo girato Smooth Criminal recentemente, neanche un anno fa. Smooth Sì. Più Criminal era un anno fa, bro. Ok. o meno, sì. 8 mesi. No, 9 mesi fa. Più o meno. Però non avevamo ancora neanche effettivamente parlato faccia a faccia di questa cosa, ti ricordi? Noi ce l'avamo No. comunque riuniti dopo quella discussione lì, ci siamo rivisti altre volte, però effettivamente della cosa ne abbiamo parlato poi faccia a faccia quella sera lì con Angie. Sì. Esattamente. Questo appunto per dire che, regà, cioè, le amicizie vanno così. L'importante è cioè il fatto che le vere amicizie invece vanno nel modo migliore solitamente. Più che altro era una cosa di riaffrontare il passato, quello che dovevamo riaffrontarlo, bro, parlando faccia a faccia, perché comunque è come se Quello è sicuro. l'avevamo accantonato, no? Nel senso dimentichiamocelo e cerchiamo di ripartire, però non si può ripartire senza comunque affrontare il passato, e infatti l'abbiamo Prima fatto. metterci, esatto, bisogna prima metterci la pietra sopra, affrontare la situazione per quella che è, esatto, e poi con i punti di vista di entrambi. Se Esatto. uno non dice, se entrambi, cioè, non ci diciamo il nostro punto di vista, difficilmente poi ci si può capire. Anche perché ovviamente, cioè, magari c'erano delle cose che io non ti ho mai detto, altre cose che tu non mi hai mai detto. Sì. Vabbè. Tra una cosa e l'altra, insomma, ragazzuoli, cioè, per fortuna ci Per siamo fortuna riuniti. ci siamo chiariti e riuniti, giustamente. Giustamente, ma questo perché questo è quello che fanno le persone adulte, ma poi soprattutto gli amici veri, credo, bro. È Chiedimi, se la ovvio. nostra amicizia fosse stata come quella con l'altra persona con cui hai chiuso perché ti è successa quella storiella lì, capito, no? Non stavo Vabbè. neanche a parlare. Ok, sì. Hai capito, no? Cioè, ad esempio, bro, io non avrei mai fatto una cosa del genere, capito? Questo ti fa capire quanto io in realtà, bro, ci tengo a te come persona. Ma anche quante volte, l'Alex, lo sai, bro, che magari c'ho, soprattutto prima che mi facessi l'incidente. Bro, prima che facessi l'incidente, ti ricordi, cazzo, che io veramente ti dicevo, bro, sì. Oggi devo fare qui, domani devo fare quell'altro, domani c'ho quell'impegno lì. E io lì non è che dicevo non ho tempo per te. No, anzi, quello era il modo per farti capire, bro, che io, nonostante avessi tutte quelle cose da fare,
nonostante lavorassi magari dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera e poi ancora fare altre cose. Io comunque, Lelex, cioè, il tempo per te, bro, lo trovo sempre, volentieri, quando posso, capito? Anche quando non posso, a volte, bro. Perché ci tengo, bro, perché non ti voglio più deludere, capito, bro? Vabbè, abbiamo fatto anche i film di Ti ho Scream. deluso troppo, io purtroppo. Esatto, poi ti ho aiutato anche con i film di Scream. E questi anni, esatto, poi abbiamo recuperato, no? Credo abbiamo recuperato un po' di cose che non avevamo fatto, che forse avremmo dovuto continuare a fare. Chi Esatto. lo sa. Margheritona Però andiamo a dice ricaricarci. che bella la comunicazione, vero Margherita? È la cosa più... Che Vero, vero, assolutamente. poi... Persone adulte parlano. Esatto, la comunicazione tra persone adulte, appunto. Cioè, infatti io sono contento di aver visto sta cosa, che comunque noi due abbiamo raggiunto la maturità sotto questo punto di vista, perché quando ci eravamo messi a parlare su quel tavolo sembravamo veramente quarantenni. Cioè, eravamo proprio... Sono mentalità adulti che adulta. parlano, discutono di una. Sì. No, no, bro, Esatto. quella volta lì, infatti, cioè. Allora, io credo da un certo punto di vista qui Angie non mi odiare. Non mi odiare. Credo che in realtà se fossimo stati solo io e Lele, forse ci saremmo detti anche cose più grevi, secondo me. Quindi da una parte dico grazie Sì. Angie, però dall'altra forse era giusto che Lele ci insultassimo un po', forse. Anche se in quel momento non eravamo incazzati, ok? Brutto stronzo, vaffanculo, pezzo di merda. Ma poi lo sta, cioè, noi, Lele, cioè, dillo, noi abbiamo mai, bro, sincero, cioè, in questi 15 anni d'amicizia, fra, una cazzo di volte in cui abbiamo litigato, c'è cioè, mai stata, Lele? Ma credo che neanche, veramente, bro, neanche quando ci Non tiravamo credo. le crocche in faccia e per sbaglio ti prendevo male, oppure ti prendevo nello stomaco. Io credo che neanche in quel periodo, bro, abbiamo mai litigato, eh. Anzi, no, ci abbracciavamo e tutto come prima. Esatto. Esatto. Poi credo che, non, che crescendo un po' di incomprensioni ci possono anche essere. Quello è normale, fa parte del corso della vita. Però, sì, diciamo che comunque è stato bello chiarirsi. È stato bello chiarirsi e farlo in maniera civile, tra virgolette, in maniera adulta. Assolutamente. In maniera adulta, chiaro. Come dici tu, se non ci fosse stato Angie, magari qualche paroletta sarebbe scappata, però è chiaro che l'abbiamo fatto Sì, beh, altro, magari saremmo stati anche un po' più sinceri su certi argomenti, magari, cioè, scusami, sinceri su certi argomenti, Dio, Sì, vado vabbè, sul alla fine bilancio. cosa che stiamo facendo adesso, Diciamo, più comunque. onesti, no? Più schietti, magari, proprio dicendo, usando parolacce, magari, usando dei termini un po' meno carini. Sì. Cosa che stiamo facendo adesso, Invece adesso, comunque, cioè. eh. Più o meno. Esattamente. Ragazzi, vi assicuro che noi siamo sempre, come dice Brian, onesti. Non Sì, abbiamo... sinceri, più sinceri e onesti possibile, Non bro. abbiamo peli sulla lingua, ragazzi. Vabbè, oh, a sto punto però te lo dico. A sto punto te lo dico. Secondo me, quella volta lì, ti sei comportato da pezzo di merda. Ecco, te l'ho detto, basta. Abbiamo usato... Bene, bro. Bravo, ti sei sfogato, stai meglio adesso? Eh, Sì. brutto stronzo che mi hai fatto un video contro. Eh? Poi ti disse un'altra volta, vaffanculo, Sì, eh. raga, ve lo giuro. Cioè, io boh. No, pezzo del me. Io ve lo giuro, raga, che. Cioè. Sclerando. Tuttora, cioè, me lo ricordo che sono andato proprio in cucina da mia madre. Ma proprio. Quasi sconvolto. Faccio, mamma. Ma lei mi ha fatto un video contro. Ma che cazzo è? Faccio, ma lì, bro, io mi sono un attimo alterato, faccio, ma come cazzo ti faccio? Ma come cazzo è possibile che mi fa un video contro? Che cioè io lo seguo, sono ancora iscritto al suo canale, sono ancora. Era assurdo per me, faccio, ma come cazzo può insultare poi i miei amici? Cioè, siamo tutti amici, sono anch'io amico, cioè, non sono mica, sono diventato uno stronzo, cioè. Ma Lei posso... come disse, è ora di fare casino. Sì, è vero, era la frase di quel video, sì. Io me lo ricordo, sembravi Erfaina, eri lì messo col telefono, con la camera in basso, stavi lì a parlare, poi pensavo che lanciassi pure l'accendino come fa Erfaina. Cioè, bro, eri messo in quella posizione lì. Allora, regà, regà. Ah, regà, buongiorno. Buongiorno a tutti. Regà, buongiorno, è ora di fare casino. No, posso farti una domanda, bro? Dimmi, bro. Ma quel video,
I tuoi amici lì l'hanno visto? No, Lele. Meno male. Allora. No, aspetta. Oddio. Non tutti, credo. Forse l'avevo mandato. Non mi ricordo se l'avevo mandato forse in uno dei gruppi. Faccio raga, boh. Dissato così. L'avevi mandato lì a... No, pezzo di merda! No, secondo me no, bro, dai. Non l'avevo No. girato quel video lì, veramente. No, più che altro perché... Quando è che era, mi hai detto? 2017? 2016 mi sa, 2000... o 2016 o 2017, no, più 2000... no, 2016 bro, 2016. Ma ho perso... No, vabbè, ma ho perso comunque tutti i link, tutte le cose. No, ma comunque non lo trovi più perché comunque il video ce l'avevo cancellato poi. Beh, il video sì, però magari il messaggio lo recuperavo in qualche modo. Più che altro, ragazzi, per farvi capire quanto ero, cioè, nel senso, quanto ero sotto rispetto a Brian a livello di seguito, io nonostante avessi messo i nomi, tutti i nomi dei suoi collaboratori, i suoi collaboratori non l'avevano minimamente visto. Per farvi capire il mio video quanto spingeva. Roma, non l'avevano visto perché erano iscritti a quel video lì. Secondo me, se quel video, io se non avessi visto quel video, bro, probabilmente, credo, probabilmente quel video in qualche modo sarebbe diventato magari non virale, bro, però sarebbe in qualche modo poteva girare. Quello sicuro. Io in quel momento ti ho scritto subito in privato e tutto, non ho fatto lo scandalo, non ho detto, minchia raga, il mio migliore amico di sempre mi ha blastato in un video e ha blastato tutti quanti. Perché lì, bro, lo sai, no, com'è fatta la gente che è molto affezionata ai propri idoli? Fra, lì probabilmente sarebbero arrivate ragazzine proprio a shitstormarti e sarebbe stato peggio. Invece io lì ho detto, Venire, posso dire che il mio migliore... falle venire. Ma forse sarebbe, forse in qualche modo avremmo creato una... Potevamo creare un po' di... Cioè, non vedi, perché non avevamo ancora la mente così malvagia da pensare... Potevamo creare... Un dissing anche tipo inventato, fra, cioè potevamo inventarcelo volendo, però lì eravamo incazzati entrambi veramente, effettivamente. No, quello è un dissing Io più che vero. altro perché quando ho visto, quando, eh sì, ma perché io più che altro quando ho sentito dire quelle cose, cioè non mi sembrava l'Elex, cioè dicevo non è l'Elex questo, qualcuno si è impossessato di lui e questo non è l'Emanuele che io ho conosciuto in seconda elementare. Capito, Sì, proprio per me è stato... Cioè io lì non l'avevo neanche capito il video all'inizio, cioè, ma forse non l'ho neanche guardato tutto all'inizio, ero rimasto scandalizzato. Poi me lo son comunque guardato tutto, però se ti ricordi io ti ho commentato subito, dopo che era uscito il video, proprio perché me lo sono trovato in home. no, tu praticamente mi ricordo appunto che me l'hai fatto eliminare subito. Io poi ho detto va bene, guarda, lo elimino. Ma bro, aspetta, perché te l'ho fatto eliminare? Perché avevo paura che appunto lo vedessero le persone sbagliate e magari iniziavano a tartassarti di insulti, cose verso Sofì, per Sofia, con la gente, cioè, Ma forse guarda che io è capito? proprio quello che volevo. Ti giuro. No. Bro, lo so, però lo sai com'è alla fine in queste situazioni qui? È come dire, io ho fatto mille collaborazioni in questi anni, però, cioè, la gente che mi ha seguito per quelle collaborazioni, dov'è? Non c'è, capito, bro? Quindi credimi che sarebbe servito a poco. Ti mandava magari un po', ti faccio fare un po' di views, però poi il canale era comunque con quel video lì. Madonna, oh, Saresti leggi. diventato tipo il... Saresti diventato tipo il Daily Mello della situazione, perché anche lui ha, cioè, insultato mille volte Sofia o... banalmente, vabbè, a me magari non mi ha mai citato, però altre persone. Vabbè, Quindi Daily tu sei Mello, diventato un po' il sì. Daily Mello della situazione. Io non volevo che tu diventassi... Cioè, perché siamo anche diventati, ci siamo sempre trovati bene, proprio perché abbiamo questo carattere qui, cioè siamo sempre allegri, sempre energici, sempre fuori di testa, no? Sì, no, più che altro Credo. siamo due che comunque si fanno sempre i cazzi loro. Quindi, dico, Come dici, bro? siamo due che ci siamo sempre fatti i cazzi nostri. Cioè, non siamo andati là a criticare gli altri, oppure... Però ragazzi, in quella volta lì mi è partito proprio il... Non lo so, mi è partito il... Come si dice? L'embolo, bro, ti è partito l'embolo Eh sì, è e ti sei messo a sclerare, ma infatti io in realtà, cioè, posso anche capirlo, cioè, lo posso capire, magari, cioè, anche io avrei potuto sclerare, mo, bro, e dire, ma dove cazzo sono tutti i miei amici, dove sono tutte le persone, dove sono state, tutte queste, cioè, però, fine, bro, lo sai che noi siamo singoli individui, no? Ci rapportiamo con le altre persone, ma poi siamo da soli, effettivamente, siamo circondati certo. sempre da persone, ma effettivamente noi dobbiamo pensare a sopravvivere da soli e quindi di conseguenza prendersi anche Tra le l'altro, conseguenze delle cose. notare l'aggressività di Leggi Angie, tu la? leggi il commento. Angie,
ma Angie, Lele comunque, cioè, lo sa, ha sempre saputo che tipo di persona sono, cioè, sono passato dall'essere veramente un cazzo di timidone, sempre zitto, o comunque non sempre zitto, in realtà facevo il matto alle elementari, te lo ricordi? Se mi hanno mandato in presidenza alle elementari c'è un motivo, no? Sì, no, mi Se no ricordo. quella forse era l'unica volta in cui non avevo fatto niente di male, anzi fingevo di tirare calci, ti ricordi che fingevo di tirare i calci a tasca? Ma quello lì. Tra E l'altro c'è un. Bro, c'è un. Non te l'ho raccontato io. Vabbè, finisci il discorso e poi te lo che è successo racconto. con lui? Ma poverino, no? No, 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 non lui. Poi ti Che racconto. si è Aspetta. svegliato? Ah, ok, poi mi racconti in privato, Sì, ma. No, ma in privato, te lo dico qua, sì. mi frega un cazzo perché mi sta in culo, però. Nel senso. Vai avanti, te lo dico dopo. Abbiamo perso mezzo il filo di... Ah, sì. E comunque... Esatto, dicevo, sono passato dall'essere un ragazzino non sempre introverso, un po' un timidone in certe situazioni, ad essere il pagliaccio, cioè lo showman della situazione. E Angie, probabilmente tu, sentendo quello che diceva Lele, è ovvio che l'hai pensata così, però Lele appunto magari non ti aveva raccontato tutti i bei pomeriggi, magari non ti aveva raccontato quante cose, comunque uno ha sempre fatto l'uno per l'altro, cioè non lo so, ci prestavamo i giochi banalmente. O dormivamo l'uno a casa dell'altro, ma non so, sono tante piccole cose, credo. No, beh, Magari tante cose le ho sì, ci raccontate, può ma tante pensare cose qualche no. volta. Come? Dico, tante cose le ho raccontate, ma tante no, giustamente. Non è che mica devo scrivere un libro. Esatto, bro, poi è normale che se uno racconta determinate cose e ne mancano altre, magari uno può anche reagire in un certo modo. Cioè, come dire, esatto, ti sei incazzato perché comunque io non ci sentivamo più e stavo sempre con loro e tutto. Però, bro, allo stesso tempo, cioè, me lo potevi anche dire semplicemente, dirmi prima, perché che cazzo non mi scrivi mai? Perché non, cioè, le cose possono andare sempre in tanti modi, no? Dipende Certo. quale scelta prendiamo. Però Soprattutto noi poi, come persone tutte abbiamo chiarito. la cosa appunto che tu dicevi è potevi dirmelo in privato, sì, è vero, ma io in quel momento io volevo fare bordello, bro. Cioè io volevo proprio muovere le acque. Sì, ma poi tu, come mi hai detto, anche avevi paura che neanche ti rispondessi, quindi figuriamoci. Appunto. E niente, quindi ragazzi, Ma poi è questo. successo alla fine, però è successo che ho visto proprio il video, quindi è stato ancora più... Per farti capire che per me, cioè, io neanche me ne sono reso conto praticamente, bro. Quindi per quello, dovevo semplicemente beccarmi il pugno in faccia, rendermene conto e poi mi sono detto, cioè, chiesto scusa e comunque, cioè... So benissimo di averti deluso, di essermi comportato male, bro. Sì, ma questo non. Inconsciamente. Ma non potevo fare altro, Lele. Mi sono stato travolto, bro, da quella popolarità, da quella cosa che... Lele, non sai neanche come gestirla, fra. Cioè, che sei in giro per strada, la gente ti ferma, ti riconosce ovunque. Non è una cosa semplice. In quei momenti, io non è che mi dimenticavo delle persone, è che proprio non riuscivo a pensare alle persone. Perché avevo mille cose a cui pensare, le idee, la scuola, che comunque dovevo finire la scuola, trovare le idee per i video, poi succedeva che andavo a Milano, poi dovevamo fare le collaborazioni, mille cose, Lelex. Cioè, poi a volte è difficile, ne ho parlato l'altra sera, è difficile gestire la pressione Certo. in certe situazioni. Quindi, però, certi errori poi sono più che comprensibili. Io questo, l'unica cosa che vorrei che tu capissi è che questo errore che ho fatto io non l'ho mai fatto con malizia, e anzi, però... Cioè, meno male che me ne hai fatto rendere conto, perché effettivamente ora mi rendo conto che... Cioè, non è che me ne rendo conto, questo è proprio un dato di fatto, una cosa che però capiamo, credo, un po' con la maturità crescendo. È che i veri amici si vedono da queste cose, i veri amici ti fanno notare queste cose, si incazzano con te, capito, bro? È sempre questo il discorso. Certo. Le persone false sparlano di te, ti parlano dietro. I veri amici invece parlano bene di te quando ci sei tu, anzi quando non ci sei tu, scusami, parlano bene di te quando non ci sei, ma si incazzano con te quando ci sei e fai una cazzata. Diciamolo questo comunque, Come giusto che sia. eh. Perché se uno non è un vero amico, certe cose non te le dice. Tu qui mi hai fatto capire anche di essere un vero amico, ma soprattutto mi hai fatto capire che tante amicizie fatte in questi anni in realtà erano frivole, più che frivole.
Sì, certo, due amici comunque si Tanto dicono penso tutto, sia che il siamo... fatto che abbiamo chiarito, no, io vorrei metterci anche una pietra sopra alla questione, ovviamente. No, certo, adesso perché dovevamo Visto che abbiamo raccontare, chiarito. comunque abbiamo riaperto questa cosa, cioè, già non ci pensavamo più, se ci pensi. Cioè, non è che... Però abbiamo appunto voluto fare una live dove raccontavamo tutto, ragazzi, nudi. Cioè, nel senso, ci spogliavamo completamente di tutto quanto. E ragazzi, mi è piaciuto, cioè è bello. È una bella, nonostante gli scatti, è una bellissima live questa. Cioè, non so cosa ne pensi, bro, tu. Però Però, cioè, è giusto che la gente sappia, perché comunque tuttora anche i miei amici mi chiedono, ma Lele, cioè, ma il tuo amico Lele, cioè, credimi, bro, ora glielo dico. Comunque, infatti avrei una confessione. Non ti sento, Lele, parla, stai parlando, no, parla. sì, no, stavo leggendo cosa stava scrivendo. No, no, ok, no, ho letto la roba del microfono. Avrei anche una confessione su di te, Brian, ma temo a dirlo in questo momento. Angie, fai che me lo scrivi in privato, tranquilla. Sì, ma sì. In realtà, una cosa che mi aveva anche fatto rimanere un botto male, ti ricordi però quando Angie mi fa, ma ti Brian, ma ti sei buttato dell'alcol? Ti sei dato all'alcol, te lo ricordi, bro? Che eravamo lì in casa insieme, quella volta che abbiamo parlato seduti a tavolino, bro. Ah, vabbè, sì, ma perché lì eri proprio cioè, sembravi proprio veramente eri Ah, stanco. perché stavo male, che stavo male, ok. Sì. E ti chiedo, so se Angie si ricorda che le faccio, ma Angie, ma figa, non c'ho manco i soldi per, dicevo, non c'ho manco i soldi per respirare a momenti, figuriamoci darmi all'alcol, costa l'alcol. Esatto, Guglielmo, esatto, come dice anche Angie Trish, esatto. Beh, ma abbiamo fatto questa live, ragazzi, apposta. Cioè, il nostro obiettivo era farvi capire cosa abbiamo passato e soprattutto chiarire ancora una volta, ma in vostra presenza, in modo tale che anche voi sappiate tutto quanto. Sì, che onestamente, cioè noi siamo amici da una vita, abbiamo avuto i nostri alti e bassi, sono stati più gli alti però che i bassi, diciamolo anche Lele, cioè Sì, oh, sì, no? sì, certo. Però abbiamo avuto, cioè, come vi ho detto prima, sono state due, massimo tre le volte in cui abbiamo litigato in tutta la nostra amicizia, però questa volta qui era, cioè, bella pesante come cosa, alla fine io sono stato accusato anche di cose abbastanza peso. Poi Angie, sono curioso di sapere cosa intendi perché mi stai quasi mezzo preoccupando. No, dai, dillo subito, se non è una cosa... Cioè, non so se è una cosa... Non so cosa vuoi dire in realtà. È una confessione, non lo so, bro. Avrei una confessione su di te. Boh... Più si va avanti e più confermo le mie tesi, che i talk show, oltre ad essere belli, sono anche interessanti. Grazie Guglielmo per il tuo commento, questo commento. Guglielmo, guarda, io se ti posso dire anche una cosa riguardo. Bro, che tu sei un po' più piccolino di noi, senza offesa, cioè comunque hai La quanti verità. anni, giusto? 15 anni, scusami, 15. Adesso crescete molto più velocemente, cioè noi a 15 anni, io e Lele comunque a 15 anni cioè, avevamo l'LG Cookie, cioè, anzi forse io dopo mi sono comprato l'iPhone in quel periodo lì. Sì, è vero, io ce lo leggi. Comunque avete tantissime occasioni per vedervi, tantissimi posti diversi dove andare. Io e Lele non è che andavamo in discoteca, andavamo da qualche parte, capito? Quindi sì, comunque 14, vero? Se 2006 l'hai fatti quest'anno 14. E quindi cioè facevamo quello che potevamo. Poi appunto io magari mi sono anche avvicinato a determinate persone che uscivano da quelle parti, andavano di là, di qua. Io sapevo che magari a Lele certe cose non interessavano, non piacevano. E ho sempre, forse ho anche sbagliato tutto ciò. Infatti chiedo scusa anche per questo, non l'ho mai tirato in mezzo per questo motivo, bro. Te capi? Non perché non ti volessi lì con me, anzi, cioè. No, certo, vabbè, sul fatto di andare in discoteca, cose, cioè è vero, non è che mi faccia impazzire, però comunque ci sarei venuto. Nel senso, se voi comunque Esatto, magari. sapete... Bro, infatti tu preparati perché io una sera io farò. Cioè ti devi preparare psicologicamente già. Faremo una serata io e te in cui faremo tutto quello che tu non hai fatto in È una Madonna. tutto quello che tu non hai fatto in questi anni lo facciamo, bro. After, Minchia. sbronzapeso, bro, mangiamo il Sbro. panino al paninaro alle 6 di mattina, tutte queste cose qua matte, fraga, vabbè, magari qualche cosa l'avrei fatta pure tu. Sbronza non so, bro, Tutte queste cose matte, strane. sbronza non credo perché sono astemio, però Bro, ma grazie secondo me se ti bevi un goccio di birra ti mando KO, già lo so.
Eh sì, perché giustamente Il non. corpo tutto bello pulito, figa. Quello, capito. Quindi. No, apprezzo la tua idea, diciamo così. E nulla. Sicuramente, ragazzi, una cosa è certa comunque. Diciamo le cose chiaro e tondo. Siamo tornati. Bitches. Vabbè. Però. Sì, no, cioè, a me fa piacere comunque, ragazzi, perché abbiamo ulteriormente chiarito, anzi, forse anche più dell'altra volta, sai. Beh, chiaramente qua sono uscite anche magari boh, altre cose, abbiamo avuto anche magari 2 ore che parliamo alla fine della nostra storia e tutto. Eh sì, sono uscite le Poi, oh cose. bro, noi sappiamo che, cioè, siamo dentro di noi, sappiamo che saremo fratelli per sempre, Quello è a ovvio. prescindere di come poi andrà il futuro, perché comunque, bro, si sa che quando si diventa realmente adulti, poi si ha la famiglia, queste cose qui, un po' ci si perde per forza di cose di vista. Però il bello è che, cioè, capito, bro? Bello di avere un'amicizia così forte è sapere che nonostante ciò, capito, frate, tu, se io fossi dall'altra parte del mondo, se io tra 10 anni fossi dall'altra parte del mondo, mi arrivasse la telefonata, oh bro, mi sposo. Dica, io la prima cosa che faccio è, oh raga, fa culo tutti, devo andare al matrimonio di Lelex, cioè, capito, bro? Sì, capito quello che vuoi dire, assolutamente. Questo è il bello delle amicizie vere, Angie dice, il Lele. panino Però dell'alba. capisci, cioè, che purtroppo poi. Aspetta, bro, scusa. Il panino dell'alba va No, mangiato, però. E il panino vabbè. all'alba va mangiato. Quello sì, quello sicuramente, Il panino Angie, all'alba lo te lo faremo, mangi. sicuro. Già di panini abbiamo Tu vedi mangiati l'Elex tanti. con tutti gli after che fa. Che poi l'Elex in realtà gli after li fa sempre, regà. In Diciamolo. realtà penso, appunto, penso di essere più allenato di te in questo. In quello sicuro, però secondo me in quello mi batti, fra. Quello Allora, sicuramente. c'è da dire che, vabbè, l'altro giorno ti ho scritto alle 8 di mattina, che appunto è l'unica sera in cui sono uscito. Abbiamo fatto, cioè, abbiamo fatto in realtà io alle 6 così, sono tornato a casa, però poi abbiamo fatto comunque le 8 di mattina. E tu mi ti ricordi che io che ti ho risposto, mi fai, oh, ma che Sì. Sì. si fa? E mi sentivi anche bello, perché poi mi avevi detto qualcosa, mi hai fatto morire dal ridere, e mi sono tipo proprio svegliato, cioè, mi ero proprio svegliato, e non riuscivo a dormire. Mi ricordo, infatti. No, ma non erano le 8, guarda che era proprio tipo le 6 di mattina. E tu ti eri stupito, minchia, sei ancora Sì, sveglio. erano le 6, certo. E nulla, Ma io tanto mi fa ragazzuoli. morire quando magari mi sveglio presto che vedo i tuoi messaggi scritti alle 6 di mattina e non so se ti sei svegliato, ma sicuramente sei sempre appena sveglio, quindi. Esatto. No, mi sa che ti aveva fatto ridere il fatto che comunque stavo sclerando appresso i video, che ti avevo detto, bro, porca puttana, sto qua a montare i video e tu ti eri messo a ridere. Vero, vero. Veniva, Comunque bene, guarda Guglielmo? che l'antico vinaio è aperto anche a Milano, eh. Ti vorrei dire solo questa cosa, infatti mi sa che sti giorni appena riesco, regà, andiamo a mangiare la schiacciata, Lele. Oh, Se sì. riesci a venire a Milano ci andiamo a mangiare la schiacciatona. Prima Ah, come vuoi, volentieri. c'è la live birl, vediamo, dai, facciamo la live birl magari. Anzi, cioè, tanto sicuramente prima o poi qualche live da te, cioè lì che vengo io lì e dobbiamo farla. Se vuoi raggiungermi, bro, volentieri. Sarà un po' E strano averti qui, sinceramente. Questo posto l'ho sempre visto o da solo, o con delle ragazze. Oh. Anche se in realtà lì sopra c'è una bellissima telecamera, quindi si possono fare cose sozze. allora dillo che Però. ti riprendi le tue ti riprendi mentre fai le tue cose, sporcaccione. No, bro. No, la telecamera quella lì è quella di sorveglianza, il Simon può vedere tutto. Minchia, allora è lui che si è. Scoop! Scherzo. Angie, scusami bro, intanto rispondo a Angie Trish che ha Sì, scritto Angie, assolutamente, ci ho l'antico visto. vinaio. Allora, dovrebbe essere Brian amatoriale. Brian Amatoriale, dai, ga. Sto male. Te lo cerco subito perché adesso non mi sta venendo in mente se l'hanno aperto vicino al Duomo. Nel frattempo ricordo che dovete iscrivervi se non siete iscritti a questo canale, mettere il cuoricino e seguirmi. Grazie. Comunicazione interna. Ah, in via Lupetta, in centro. In via Lupetta, L'hanno ragazzi, in aperta centro. esattamente in centro. Via Lupetta, sì, esattamente in centro a Milano. La Lupettona. Famosa via Lupetta. Sì,
Sì, lo so che vi sto stordendo i timpani in questo momento. Oh, brother, non è per qualcosa, io sto a morire Dei veramente di fame. fame, mi sto girando la testa. No, ma infatti abbiamo concluso, tanto comunque. No, se volevo dire, se volevi continuare con la live, magari vado, però no, dovrei prendere delle patatine al momento, quindi farei un casino assurdo, no, evitiamo, evitiamo. Ah, tranqui, tranqui, adesso comunque stacchiamo. Conclusione, Lele, tu cosa diresti in conclusione, cioè, in tutto ciò? Allora, in conclusione, ragazzi, dico che comunque abbiamo avuto degli alti e bassi, però sicuramente li abbiamo superati. E siamo tornati ancora più, probabilmente ancora più amici di prima. E Esatto. sono contentissimo di questo. Comunque anche le nostre collaborazioni, ora che c'è Twitch, vedrete molto spesso live insieme, perché comunque abbiamo molto da dire, abbiamo molto da condividere con voi, ragazzi, quindi Spero rimanete riusciamo anche a sintonizzati. risolvere bene questa cosa. No, sta roba, ragazzi, dobbiamo risolvere, cioè sta cosa del lag dobbiamo risolvere assolutamente, perché mi sta veramente in culo. E non mi censuro, ragazzi, mi sta proprio nel culo. No, ma a me sta venendo un mal di testa vederti a scatti, che te lo giuro, bro. Non si immagina le persone come ci hanno sopportato per 2 ore. Siete dei santi, regà. No, veramente, Davvero. io, ragazzi, vi amo tutti, cioè vi bacerei tutti, no, vabbè. No, comunque, sono contento e nulla. Vedrete molte live insieme, perché comunque abbiamo molti progetti. Ci voleva, no? Dico, ci voleva. Sì, di dire cose ne abbiamo da dire tante, di condividere cose con voi, soprattutto ragazzi, visto che siamo su Twitch, ne abbiamo da condividere tante, quindi rimanete sintonizzati e nulla. Tu bravo, come concludi? Assolutamente. Ora io volevo concludere, bro, grazie, comunque ci stava a fare questa. Io pensavo che avremmo parlato solo del nostro percorso sul web, poi comunque tu avevi citato anche la cosa del nostro rapporto, ci sta, ne abbiamo parlato, io credo anche, nel senso, bro, come ti ho detto anche già prima, come la frase lì di Cobra Kai, credo che faccia capire tutto. Purtroppo, anzi, i veri amici litigano ogni tanto, devono litigare, perché vuol dire che c'è qualcosa che nell'uno nell'altro che deve essere sistemata. Ci voleva, bro. Mi sento molto più tranquillo. Per quanto riguarda le collaborazioni, chiaramente Lele, vabbè, continuerà a trattare principalmente il gaming, però quando si tratta di fare talk show, se mi vorrà invitare io, e se riuscirò a esserci volentieri, ci sarò sempre. Farò in modo di esserci sempre, Però ovviamente, vorrei il più possibile. un invito anche da Non ti parte dico tua. sempre, ma il più possibile, bro. Voglio un invito anche da parte tua qualche volta. Quello, sai, l'altro giorno dovevamo già farla sul mio canale, la live di coppia, poi abbiamo avuto questo problema. Però Vero, vero, vero. tranquillo, l'Alex sicuramente si risolve, cioè, riescono tutti, però non vedo perché non dovremmo riuscirci noi. Appunto. Intanto Margheritona dice cosa è questo? Cosa è cucù? E a parte ciò, non lo so, bro. È bello, no, che ci siamo riuniti così, cioè, è bello perché so che tu sei una persona vera, bro. Non esiste, credo, una persona più vera, più spontanea di te, bro. Grazie mille. Quello lo sai, cioè, credo che anche tu stesso te ne renda conto. Ed è bello comunque sapere di poter contare sempre su di te, bro, per qualsiasi cosa. E io sai che lo stesso Proprio. vale per, nel senso, per te. Ecco, una cosa, appunto, una cosa che ti voglio Ok, bro. dire, una cosa che ti voglio dire, importantissima. Se ora in poi avrai momenti deboli, bro, io ci sono, scrivimi, porca di quella trota. Scrivimi. Assolutamente, bro, ma infatti, cioè, io ne ho parlato, ad esempio, della, lo sai, che l'ultima storiella d'amore, tu sei stato quello, il primo, cioè, che ha saputo tutto, appunto, Infatti, bravo, lì è l'Olanda, stato. queste cose qua, cioè, sapevi come mi sentivo, no? Sì. Infatti lì mi ha fatto piacere che Io mi comunque. fido di te, Alex, lo sai, bro, io mi fido di te. Sì, infatti Sappi che ti puoi fidare pure tu, mi ha fatto cioè, piacere che nonostante io ti comunque. abbia tradito la tua fiducia un po' in questi anni, comunque. No, a me fa piacere che Ci comunque sto. quella cosa l'hai condivisa per primo, penso con me, quindi a me fa piacerissimo. Ti ripeto, sono aperto a queste cose, assolutamente, essendo amici, ragazzi, non è che c'è solo il cazzeggio e divertirsi, cioè essere amici vuol dire anche comunque confidare cose e sfogare Supportarsi a le. vicenda. Esatto. Esatto. E Supportarsi anche a vicenda. nulla, ragazzi, quindi niente. Adesso io e Brian andiamo a limonare. Se permettete, adesso andiamo a limonare. Comunque. Va bene, ci diamo un bacino dalla vita. Forse mi sa che sono andato proprio dall'altra parte, però, vero? Fammi vedere, secondo me era specchio, tipo. Vediamo. Probabile, sì. Ah, mi sa di no, eh?
No. E comunque, Guglielmo, il braccio va che tra poco ricomincio, inizio veramente con la riabilitazione e forse riuscirò ad alzarlo più di così. E per il resto non riesco ancora. Non riesci ancora a fare una Comunque, Kame. pare così. Non riesci a fare una Kamehameha, bro, ancora. Oddio, No, beh, quella sì. sembri, sai chi sembri? Sembri qua un ragazzo col braccio rotto da piccolo contro Cell. No, però quello l'avevo già così. Esatto. Vabbè, ragazzi, grazie a Ragazzi, tutti. cioè, siete stati comunque. Siete stati bravi, no? Hanno ascoltato, regà. Cioè, i commenti ci sono stati, però comunque vedete, anche. Ho letto prima qualche commento, dicevano i ragazzi che comunque sono stati proprio in silenzio per questo motivo. Angie mi manca ancora, ma Hero Academy non l'ho ancora mai visto. Però Quello conosco nemmeno io, Angie, infatti insomma. Spacca, anch'io dovrei vedermelo perché ne parlano tutti bene. bro, spacca di brutto per quello. Se non sbaglio c'è anche un videogioco, dovrebbe uscire un videogioco. No, forse c'è già su Switch. Sì, c'è già. No, ma conosco l'anime, so che non l'ho mai visto, cioè so di cosa tratta. E nulla, ragazzi. Io vi ringrazio perché davvero, come ha detto Brian, avete, nonostante il lag, che ragazzi, io veramente vi amo, perché nonostante questo ci avete guardato, ascoltato. E grazie di cuore, veramente. Sicuramente risolveremo sti cacchio di problemi tecnici. E nulla. Grazie a tutti, ragazzi, di averci ascoltato. Buonanotte. Ciao. Baci a tutti, ragazzi, e ci vediamo alla prossima. Io ringrazio Brian per essere stato qui con me questa sera. E Grazie a te, brother. noi, ragazzi, ci Solido. vediamo ad un Un prossimo. piacere, Bradamo. ad una prossima live, sempre e solo qui sull'LXTube. Ciao! Ciao, belli. Su Brian Amato, ovviamente. Ovvio anche quello. Ciao!